giocate. Quindi riprendiamo la nostra trasmissione, ovviamente con un'ampia carrellata dalla terza categoria fino alla Serie B. Avremo tanti filmati, avremo dei collegamenti telefonici. Abbiamo anche due ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo Andrea Zetti, vice allenatore dell'Entella. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. E poi abbiamo il presidente onorario del Merello United, Mattia Daneri. Ciao Ciao, Mattia. ciao, Gioia, ciao. Bene, direi che possiamo iniziare e vado subito con i miei ospiti. Inizio con Andrea Zetti. Dunque, quest'anno sei all'Entella con tuo papà, sei il vice di tuo papà. Intanto ti chiedo se è la prima volta o no, non credo che sia la prima volta. È la No, prima volta? no, no, no. Ah, non Ero è già la prima volta. stato all'Entella 5 anni fa con mio papà. Ah, quindi È un ritorno. voi siete sadici, siete tornati dalle grinfie È un di ritorno. Chiarelli, insomma. Allora, Sì, è un com'è ritorno. essere di nuovo vice di papà in un ambiente che conoscete bene, allora? Guarda, sono molto contento di essere venuto di nuovo in questa società. È cambiato tanto da 5 anni fa, a parte Mauro che è sempre presente, però ci sono molti ragazzi nuovi, giovani, è proprio un bel gruppo e sono molto soddisfatto di essere, siccome l'anno scorso ho avuto un po' di problemi, di essere venuto in questa avventura perché è proprio un bel gruppo. Si è Bene, creato un gruppo fantastico. bene, mi fa Sono piacere che ragazzi. sei tornato nel giro dei grandi, anche se hai Sì. dato molto ai ragazzini, ai bambini nelle zone di Devali, Sì. dove appunto abiti. Invece Mattia, lo scorso anno, alla fine della scorsa stagione, eri un po' triste, perché insomma il playoff perso col Mocconesi, perdi più in casa, partita abbastanza maschio, aveva lasciato un po' il segno, voi eravate rimasti estromessi dal campionato di seconda e poi d'estate è arrivata questo ripescaggio che insomma magari non è la stessa cosa, però insomma avete festeggiato ugualmente, avete fatto bene. Allora, com'è stato passare dalla delusione alla felicità di essere approdati comunque in seconda categoria? Ma guarda, all'inizio non è che l'abbiamo presa molto bene, è stato anche moralmente un brutto colpo. Però poi dopo fortunatamente è arrivata questa bella notizia del ripescaggio. Secondo noi era giusto, visto quanto fatto dai ragazzi comunque durante l'anno, chiudere a 57 punti, arrivare primi a pari punti con Rupinaro, poi sì, perdi lo spareggio, perdi la finale. Eh sì, perché poi avete avuto quel tracollo nelle due partite più Sì, importanti. forse siamo arrivati anche un po', diciamo, un po' stanchi alla fine, a furia di rincorrere tutto l'anno. Però poi alla fine, dai, è andato tutto bene e siamo contenti così, dai. Importante quindi insomma fare il campionato di seconda, che era il vostro obiettivo. E allora però iniziamo col campionato di terza, campionato nel quale partecipa l'Entella dei due Zetti. Andiamo a vedere i risultati maturati nel sabato calcistico. Siamo arrivati alla seconda giornata del campionato, iniziato appunto sabato scorso. Allora, Entella Real Debe finita 6-0 per l'Entella, con tripletta di Beretta, doppietta di Oliva e gol di Chiarelli, appunto per la squadra guidata da Zetti. Quindi insomma una brutta sconfitta per la squadra invece di Fabio Gandolfo. 1-1 invece tra Framura Montaretto e Arenelle, per il Framura allenato da Nitto Bacigalupo, gol di Villa, mentre per l'Arenelle gol di Crovetto. Marina Giulia Ricalcio è finita 1-0 per il Marina allenato da Asterini, ha avuto la meglio sulla squadra di Paolo Garzia grazie a un gol di Picasso. Poi la Rapide Nozzarego di Renzo Godania ha vinto 5-2 contro la Radio Portofino, Chicone autore di una quattrina, poi Donato, il marcatore appunto per i gialloblu, Samagritese, mentre per la Radio Portofino di Fabrizio Geniale, gol di Graziano e di Azzaro. Recco Lumace è finita 2-0 per il Recco di Torre, grazie ai gol di Cavallo e Canovi, quindi sconfitta per gli uomini di Brevediere. Poi Santa Maria del Taro, Valdaveto, e vi preannuncio c'è successo un po' qualcosa, infatti sentiremo anche mister Roberto Dadone che ci spiegherà cosa è successo, che lo ha fatto particolarmente arrabbiare. È finita 5-2 per Santa Maria del Taro, doppietta anzi tripletta di Davide Nobile, poi Granelli e Longinotti, mentre per la Valdaveto gol di Rahmani e Cella. Per una classifica che vede dopo appena 2 giornate, quindi è una classifica abbastanza facile, Santa Maria del Taro in testa con 6 punti, poi abbiamo l'Entella e il Framura e Marina Giulia con 4 punti, poi Ricalcio e Recco con 3 punti, 3 punti anche per la Rapide Nozzarego, però ha una partita in meno, la dovrà recuperare con l'Arenelle che ha 1 punto. Tra l'altro questa partita Arenelle Rapide Nozzarego verrà probabilmente recuperata martedì 19 novembre alle ore 20
e 30. La classifica scorrendo la vede Radio Portofino a un punto, così come anche la Val d'Aveto, e 0 punti per il Lumazzo. Allora, di questa giornata abbiamo intanto un'intervista a Chicone, autore di una quaterna, giocatore della Rapid Nozzarigo, grande protagonista quindi di questa vittoria, di questa Rapid che insomma riparte dalla terza categoria, aveva rinunciato al campionato di prima categoria nella quale si era salvato faticosamente, ma si era salvato, poi la decisione quest'estate di ripartire dalla terza categoria. Allora ascoltiamo le parole del bomber di giornata e poi torniamo in studio. Siamo con il capitano della Rapid Nozzarigo, abbiamo vinto la partita 5-2 contro il Rapid Portofino. E commenti sulla partita prima di campionato è stata oggi? Allora, è stata una partita molto difficile, inizialmente siamo andati in vantaggio, poi hanno pareggiato immediatamente, abbiamo trovato il 2-1 e dopo il gol del 2-1 siamo rimasti in 10. È stato molto difficile, siamo riusciti a resistere fino alla fine del primo tempo. Al secondo tempo siamo venuti fuori e in 10 siamo riusciti a portare il risultato sul 5-1 e abbiamo chiuso la partita. Poi alla fine abbiamo preso il 5-2, ma siamo molto contenti di questo risultato e speriamo di continuare così e di continuare a vincere e sempre meglio. Ecco, oggi avete vinto 5-2 in 10. Obiettivi stagionali dopo allora, questo risultato? Il nostro obiettivo stagionale è sempre visto partita dopo partita. Chiaramente le vorremmo vincere tutte, sappiamo che è difficile, però noi ci metteremo tutto l'impegno, ci alleniamo bene, è un bel gruppo e sono convinto che faremo molto bene, però non abbiamo un obiettivo particolare se non fare bene. Ecco, diamo un occhio anche alla classifica marcatori, oggi hai segnato 4 gol. Oggi è stata una bella colpa di mano. È stato un ottimo bottino. Oggi è stato un bel colpo di fortuna, sì. Oggi è stato un bel colpo di fortuna, dedico questi 4 gol alla squadra, al mister, ai dirigenti, a tutti quelli che si impegnano, ci mettono impegno, perché i gol non si fanno mai da soli e sono molto 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 contento. Bene, giusto così. Allora dal Miami è tutto, linea allo studio. Bene, noi la raccogliamo, insomma abbiamo ascoltato Luca Chicone, capitano della Rapid Nozzarigo, autore appunto di una quaterna. Adesso, mentre vi faccio vedere il bel gol di Davide Nobile. Sì! Gran giocata questa di Nobile. Chiedo a Marco Pinato di cominciare a collegarsi con Roberto Dadone, allenatore invece della Val d'Aveto, perché insomma dopo la partita insomma è molto amareggiato perché sono successe un paio di cose che non sono piaciute proprio a Dadone e mi ha chiesto proprio di poter esprimere la propria delusione per quello che è accaduto appunto sabato a Santa Maria del Taro. Nulla contro Santa Maria del Taro, ha precisato, ma ce lo ribadirà appunto stasera Roberto Dadone, ma insomma non gli sono piaciute certe decisioni dell'arbitro, ma anche una cosa particolare che però ve lo racconterà Dadone direttamente. Intanto che cominciamo a collegarci con Dadone, chiedo ad Andrea Zetti di commentarmi questo campionato. È vero, sono solo 2 giornate, c'è anche una partita ancora da recuperare, però insomma come la vedi questo inizio? Diciamo che l'inizio è, siamo appena all'inizio, però è un ottimo campionato, credo che ci sia abbastanza livellato, che ci siano squadre importanti, squadre che faranno sicuramente bene, spero che riusciremo a restare in queste squadre. Abbiamo parecchi infortunati che però stanno recuperando, avevamo fuori Avorio, Ferreccio, insomma gente che per la categoria serve come. Comunque vedo parecchie squadre tipo Rapid, Ricalcio, Marina Giulia, insomma è un campionato abbastanza equilibrato. Ora siamo all'inizio, la Val d'Aveto, la stessa Val d'Aveto, insomma ci sono parecchie buone squadre e vediamo durante il proseguo come si svolgerà. Allora siamo in collegamento con Roberto Dadone, allenatore della Val d'Aveto, dato anche ex allenatore del Merello United. Roby, mi senti? Sì, tu mi senti? Sì, io ti sento mister, ciao. Allora, io ho già preannunciato che insomma sei abbastanza arrabbiato, ma cosa è successo allora a Santa Maria del Taro? E precisiamo, tu non hai nulla contro Santa Maria del Taro. No, no, ci mancherebbe altro, io proprio contro Santa Maria del Taro non c'ho niente. Tanto vorrei salutare il Rosso, il mio dirigente di 3 anni fa, saluto un buon volentieri, è figlio di Zetti. Ciao Roby, grande. E niente, purtroppo sinceramente più che arrabbiato sono un po', come hai detto, sono un po' amareggiato, perché durante la settimana anche noi facciamo i nostri sforzi, le nostre cose, ci alleniamo sotto l'acqua, sotto cosa, e poi a sabato
dopo un primo tempo secondo me è giocato bene, nel senso siamo andati anche in vantaggio, e purtroppo l'arbitro di buon senso ne ha detto un pochettino poco nei nostri riguardi, e facendo degli errori forse che non so come mai, ma appunto senza buon senso, perché ricordiamo delle decisioni assurde. Ecco, avete finito la partita in 8. Sì, abbiamo finito la partita in 8, ma questo logicamente forse i miei giocatori avrebbero dovuto stare un attimino un po' più tranquilli, che c'ero io già abbastanza agitato, avrebbero dovuto stare un po' tranquilli e cercare di ragionare un pochettino, perché anche perché poi le squalifiche che prendi quest'anno ti contano anche per la partita dopo. La cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare, nel senso anche picchiato, come hai detto te, sono un po' avvilito quando chiedi a un arbitro le regole, che di solito sono loro che ti dicono delle regole nuove. Io, dato che eravamo abbastanza rimaneggiati, avevo come guardaline un giocatore tesserato, e una di queste regole nuove era che questo giocatore che faceva il guardaline poteva entrare in campo se io ne avevo bisogno, cambiandolo con un altro giocatore, e lui assolutamente mi ha detto no, che non è una regola, che lui non la sapeva. E già questo, ma nel senso, era un po' rimasto un po' perplesso da questa risposta. Ma tolto questo, vabbè, abbiamo cominciato la partita, siamo andati sul 1-0, penso anche abbastanza meritatamente. È stata una partita massima ma corretta in tutti i sensi, perché senza nessun problema. Il problema dopo è successo che lui, comunque, senza senso, ha dato delle munizioni a un nostro giocatore già munito, dopo che era successo purtroppo un fatto che un nostro giocatore si era scontrato con un altro giocatore del loro, che fosse entrato un po' male, ma poi senza farla apposta hanno preso due testate tra di loro, e Ramani l'occhio gonfio, e lui logicamente si è aperto la testa. E da lì poi, dopo un minuto, che avrebbe dovuto prendere una sanzione verso il giocatore della Santa Maria del Taro, perché l'entrata era stata brutta, ma tolto metti che in quel caso eravamo tutti preoccupati per i ragazzi che erano per terra, per il resto non contava niente. Un minuto dopo un fallo, nel senso, ma nessuno, senza nessuno, nel senso che non era da cartellino giallo, ha dato il cartellino giallo al nostro giocatore e l'ha buttato fuori. Prima ancora aveva dato un rigore, ma sul rigore non posso contestare niente, perché si possono dare come non dare, il nostro portiere è uscito per prendere la palla e poi ha preso anche il giocatore e l'arbitro ha dato rigore. Ma la cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, i due casi, soprattutto per il gol fantasma, perché il gol l'ha visto solamente lui, la palla che entrava dentro, e la palla non era entrata dentro, anche perché nessuno degli avversari aveva protestato di questo fatto. Lui invece ha girato senza senso, ha dato il gol, e logicamente lì hanno trovato il pareggio. Noi, dopo una bella partita così che avevamo fatto, sinceramente ragazzi forse hanno perso un po' la testa, e lì siamo andati intorno all'arbitro, ha cominciato a tirare fuori i cartellini rossi e ha buttato due giocatori fuori. E allora io ho detto: ma scusi, ma cosa sta facendo? Sta rovinando una partita tranquillissima, insomma, tranquillissima. E niente, lui ha detto che ha preso le decisioni giuste e tutto quanto, e io ho detto: secondo me non è preso nessuna decisione, doveva recuperare un tutto il buon senso, invece non ce l'hai avuto, e da quel giorno mi ha buttato fuori anche a me, e ci sta. Il fatto, poi siamo rimasti in 8, logicamente in 8, Roby, non ti sento più. Mi senti adesso? Adesso ti sento. Mi senti? Sì, adesso sì. Scusa. E niente, più che altro, appunto, poi c'è stato il discorso che i ragazzi, logicamente, essendo in 8, nel senso, volevano uscire dal campo. Ah. E noi con fatica siamo riusciti a di no, nel senso, di stare in campo e giocarci alla fine all'ultimo. Giustamente era così. Il problema è che poi il discorso che mi ha fatto ancora arrabbiare di più, perché poi quando siamo rimasti in 8 c'era un giocatore, Focacci, che si è fatto male, e volevamo fare entrare il guardalinea che era in lista, sì, e farlo entrare. E lui è rimasto sulla sua posizione, che lui non poteva entrare.
E lì sinceramente abbiamo dovuto far entrare uno che era lì, un dirigente che nel senso è entrato, ma logicamente non era un giocatore, nel senso era tutt'altra cosa. E purtroppo è lì anche, secondo me, non ha avuto neanche il buon senso di dire beh, fallo entrare dall'altro. Tolto questo, ha finito anche la partita 4 minuti prima del 90esimo, senza tenere conto del recupero di tutto quando si sono fatti male i due ragazzi, e un po' del parapiglia che poi c'è stato dopo il gol. E sinceramente siamo avvediti più che altro, io sono avvedito per i ragazzi, perché anche loro vengono allenamenti, si allenano, fanno tutto quanto, non so che siamo in terza categoria, dobbiamo tante volte, però bisognerebbe che gli arbitri ogni tanto dovrebbero avere, nel senso, stare a ascoltare anche quelli che sono in campo, che hanno un po' di età. Io in 40 anni sinceramente una cosa così non mi era mai capitata. Certe tante cose, ma non proprio in questa maniera qua. Roberto, ascolta, ci sarà modo e tempo di chiederti come ti stai trovando a Santo Stefano e insomma anche com'è il campionato, che obiettivi avete, quindi l'invito è di averti qua in studio. Però ti faccio ancora una domanda prima di salutarti, adesso questo sfogo l'hai fatto a me, immagino che la società insomma si farà sentire a chi di dovere. Sicuramente questi sono problemi della società, di chi dovere, nel senso andranno nelle cose apposta che deve dare il loro quesito, nel senso logicamente su queste cose che possono essere accadute domenica, e ci penserà la società. Io più che altro ho una chiamata per quanto riguarda l'atteggiamento, che purtroppo noi tante volte cerchiamo di dargli una mano, ma tante volte loro non ci ascoltano, sono un po' permalosi, qualcuno permaloso, qualcuno ha atteggiamenti un po' così, però bisogna adeguarsi a spiegare che sono questi, come noi giochiamo in terza categoria, il livello è questo, gli arbitri sicuramente sono anche questi, ma senza offendere nessuno, ci mancherebbe altro. Sinceramente il discorso di quando gli ho chiesto se sapeva la regola del guardaline mi ha dato un po' la specie, sicuramente quello non me l'aspettavo, che mi dasse una risposta del genere, mi diceva che tanto sicuramente non era l'AIA che aveva fatto, siamo andati una sera giù alla Quarone sì, a fare questa riunione per quanto riguarda le regole nuove, perciò non è che ce la siamo inventate da oggi a domani, no, sicuramente. Va bene Roberto, ti prometto che la prossima volta che vieni qua parliamo solo di calcio giocato, va bene? Scusami lo sfogo e saluto ancora i tuoi ospiti e grazie per avermi dato la possibilità di parlare. Okay. Ciao mister, un abbraccio, grazie ancora. Abbiamo ascoltato quindi Roberto Dadone, allenatore della Val d'Aveto. Prossimo turno campionato di terza categoria fra Mura Intella, Lumazzo Marina Giulia, Radio Portofino Arenelle, Real Deva Santa Maria del Taro, Ricalcio Rapido Nazareno e Val d'Aveto Recco. E ricordo c'è ancora un recupero, visto che domenica scorsa era allerta meteo rossa, si dovrà recuperare Arenelle e Radio Portofino probabilmente martedì 19 novembre alle ore 20:30. Prima di passare ad un'altra telefonica, visto che abbiamo sentito il commento di Andrea, chiedo anche al Rosso ovviamente di commentarmi un campionato che ti ha visto protagonista fino all'anno scorso. Chi vedi favorito in questo campionato? È ancora presto, però un'idea ce la possiamo fare. Per me la favorita è Marina Giulia, poi non conosco la Rapid neanche Recco, però mi dicono che sono due belle squadre, quindi penso che siano loro tre alla fine che si giocheranno il primo posto. Allora, intanto chiedo a Marco Pinati di cominciare a collegarsi con Luca Ferrario, speriamo di trovarlo e di prenderlo prima della partita, perché so che la Cogonese si sta allenando, però era doveroso questa sera dare spazio a due portieri, uno è Luca Ferrario di Sesto Levante, ma che milita ormai da anni nella Cogonese, l'altro è Ruben Rovetta, che sentiremo più avanti, di Rapallo, che è il portiere della Sestrese, squadra che milita nel girone A di promozione, Sestrese squadra di Sesto Imponente, perché entrambi hanno toccato un traguardo importante per quanto riguarda Ferrario, le 200 presenze con la maglia della Cogonese, mentre Ruben Rovetta addirittura 300 con la maglia della Sestrese, quindi insomma un bel obiettivo per questi due portieri, che in categoria sono sicuramente tra i migliori. Allora ascoltiamo Luca Ferrario, portiere della Cogonese. Veloce Ferra? No, aspetti, sono Finasco Luca, che vi passo adesso un attimo al nostro portiere. Va bene, grazie Finna. C'è la partita. E anche
che è uno schifo, vedi. Comunque, vabbè, dai. Ah, ok, va bene. Okay. Fatto, sì, sì, grazie Finasco, grazie, grazie. Ciao Ferra, allora io ti ringrazio perché so che tu non volevi fare questa cosa, ti è scappato l'altra sera che hai fatto 200 partite e io ti credo che ti è proprio scappato e mi hai maledetto perché ti ho ascoltato, però dobbiamo commentare queste 200 presenze con la maglia da Cogornese. Qualcheduno, Sanguinetti, senza fare cognomi, dice che insomma è la Cogornese che ti ha sopportato per 200 partite. Ma la domanda che ti voglio fare, te lo saresti mai immaginato di tagliare il traguardo delle 200 partite con la Cogornese? Allora, intanto buonasera a tutti. No, cioè, o meglio, all'inizio io sono arrivato 8 anni fa tramite Diego Coatelli, che era l'allenatore dei tempi, che io conoscevo, io avevo bisogno di una squadra, allora cercavano un portiere e ci siamo trovati, però non conoscevo praticamente nessuno e non pensavo che mi sarei trovato così bene, nonostante il primo anno purtroppo calcisticamente è andato male perché siamo retrocessi. Però no, non me l'aspettavo, ma non ho mai rimpianto assolutamente questa scelta e sono stato sempre felice di aver fatto questo, di aver raggiunto questo traguardo e queste 200 partite. E si vede che sei contento anche perché insomma qualche offerta ti è arrivata nel recente passato, ma hai deciso di rimanere alla Cogo. Ascolta, qual è stata secondo te la partita più bella di queste 200 che hai disputato? Mia o della squadra? Tua. La mia? Sì. La mia forse a Cornia, o meglio a Ferrara col Cornia, l'anno che abbiamo vinto il campionato con Ruben, perdevamo 1-0, poi abbiamo fatto il 2-1, ho fatto qualche buona parata e all'ultimo minuto avevo parato un rigore, peraltro inventato dall'arbitro, ma l'avevo parato grazie a Dio e ce l'avamo rubati quei 3 punti lì, che sono stati tanta roba poi. Ferra, ti faccio ancora una domanda, so che c'hai l'allenamento, la parte Italia e poi Pinasco si arrabbia. Guarda, veramente ero sotto la doccia perché diluviava, ero già sotto la doccia. Ah, ok. Allora, ascolta Ferra, ne abbiamo parlato l'altro giorno, è paradossale che voi siete la migliore difesa del campionato, ma siete penultimi. Sì, beh, intanto grazie per la pubblicità di essere il portiere meno battuto della categoria. Vabbè, te lo devo, 200 presenze. Grazie. È allucinante, penso che sia la prima volta nella storia del calcio una squadra è penultima con la migliore difesa, però abbiamo grosse difficoltà a fare gol, infatti credo che siamo anche il peggior attacco e quindi questa è la situazione, siamo fatica a fare gol, quasi un eufemismo direi, dietro diciamo che ne prendiamo pochi. Ne prendiamo pochi, però davanti ne facciamo ancora meno e quindi più che qualche 0-0 1-1 non si è riusciti a fare, però siamo qui, ce la stiamo mettendo tutta, ci proviamo, non molliamo niente e cerchiamo assolutamente di tirarci fuori al massimo, assolutamente. Va bene Ferra, ti lascio pure andare degli spogliatoi, grazie ancora e ancora complimenti per le 200 presenze con la Cogornese. Grazie a te Gio, buona serata a tutti. Ciao Ferra, grazie a te ancora. Abbiamo ascoltato il Luca Ferrario, portiere della Cogornese, abbiamo fatto una piccola parentesi sul girone B di prima categoria, ma adesso iniziamo a parlare di seconda categoria. Andiamo a vedere i risultati della 7ª giornata di campionato. Allora, lunedì scorso non siamo andati in onda, ma avremo sicuramente parlato del sorpasso che era venuto in quel di Casazza, visto che l'Atletico Casazza aveva sconfitto il Cornia nello scontro diretto. Cornia che era arrivato in Val Petronio prima in classifica ha perso dopo una bellissima partita, sembrava veramente una partita non di seconda categoria ma di prima categoria, almeno di metà classifica secondo me, perché si sono viste veramente delle belle giocate, due squadre che hanno giocato veramente al calcio. Ma oggi dobbiamo commentare più che altro un altro sorpasso, perché zitto zitto, visto che il Cornia ha pareggiato, l'Atletico clamorosamente ha perso e adesso è il Valle la regina del campionato. Ma andiamo a leggere i risultati. Allora, Cornia Atletico San Salvatore finita 2-2 per la squadra di D'Ameglio, reti di Casagrande e di Rufino, mentre per l'Atletico San Salvatore gol di Marcone e Campodonico. Merello United Rupinaro Sport è finita 1-1 per il Merello, gol di Ara, mentre per il Rupinaro Sport gol di Loddo. Poi Moneglia San Lorenzo, qua vedeva l'esordio di Natalino Bottaro sulla panchina del Moneglia, perché intanto
intanto Baccherotti aveva rassegnato le dimissioni e il Moneglia ha richiamato Natalino Botaro, che è stato allenatore del Moneglia nella passata stagione. Poi domenica scorsa, come abbiamo già detto, c'era l'allerta meteo rossa, quindi non si è giocato, si doveva giocare il Rupinaro Sport Moneglia, quindi l'esodio di Natalino nuovamente sulla panchina del Moneglia è avvenuto appunto sabato, ed è stato fortunato perché ha sconfitto 4-2 in San Lorenzo e non era una partita facile. Per il Moneglia gol di Polcino, doppietta di Barbieri e gol di Mar Four, mentre per il San Lorenzo gol di Ampe e di Fazzini. E poi la capolista Atletico Casazza, insomma, cade al Daniele di Caperana, ha perso 1-0 contro la panchina, gol di De Vincenzi per la panchina. Poi Segesta Borgo Rapallo è finita 0-0, quindi Borgo Rapallo che dopo aver trovato un paio di settimane fa la prima vittoria dopo parecchio tempo, e Segesta che sembrava rivitalizzato dalla vittoria di della domenica scorsa, dividono la posta. E poi il Valle, nella partita di ieri, nel posticipo di ieri, il Valle ha sconfitto 6-3 il Moconesi con le reti di Rosciglione, autore di una doppietta, Previtali di Dio, De Martini e Repetto, mentre per il Moconesi gol di Garbarino e doppietta di Poggi. Ha riposato il Carasco, che ha ufficializzato Giancarlo Bacigalupo, Gian Bacci per tutti, nuovo allenatore del Carasco, prende il posto di Luca Bruschi che per motivi personali aveva abbandonato il ruolo di allenatore. Quindi questa è la classifica dopo 7 giornate di campionato, che vede il Valle in testa con 17 punti, poi abbiamo l'Atletico Casazza e il Cornia con 16 punti, poi San Lorenzo fermo a 9 punti, Segesta 8 punti, Merello United anche con 8 punti, così come anche la panchina. A 7 punti abbiamo il Borgo Rapallo e il Carasco, 6 punti per l'Atletico San Salvatore, 5 punti per il Moneglia, 3 punti per il Rupinaro Sport e 1 punto per il Moconesi. E allora, prima di andare a vedere le interviste di questa giornata su vari campi, abbiamo 3 filmati, tra cui uno del Merello, torno da Mattia. Allora, semmai rivediamo un attimo la classifica, così aiutiamo Mattia a commentarlo, ma sono convinto che la sai a memoria. Allora, come ti sembra questo campionato dopo circa 2 mesi appunto dall'inizio di questo torneo? Intanto col turno di riposo la classifica è un po' così, sì. un po' fasulla, diciamo, ecco. Però Valle, Casarza e Cornia, per me, almeno io ti dico, Valle e Cornia abbiamo affrontate. Casarza sì, non li conosco, però tutti mi dicono che sia una bella squadra, veramente una bella squadra. E ti dico, hanno già messo dei punti, sono già partiti bene, nel senso che comunque ha lasciato già un mezzo vuoto. Se vai a vedere dal Cornia, che è terzo, a San Lorenzo sono già 7 punti. Stanno andando veramente forte. Però tutto sommato è un campionato equilibrato, cioè nel senso che non c'è la squadra Materasso. Perché anche lo stesso Moconesi, io ieri l'ho visti col Valle, sì, sono partiti male perché hanno preso 4 gol i primi 20 minuti, dei gran gol tra l'altro, però non sono così male neanche loro. Vedere una squadra, trovare una squadra facile da incontrare, che dici vado lì, vinco, è difficile. La devi giocare con tutti. Un bel campionato comunque, perché tutti hanno veramente dei bei giocatori, giovani anche tra l'altro, perché anche il Borgo Rapallo ci abbiamo giocato 2 settimane fa, una squadra che va a 3.000 all'ora, veramente. Tutti giovani, 3.000 all'ora. E quindi ti dico, un bel campionato. Noi speriamo di rimanere di lì il più lungo possibile, di finire possibilmente anche da quella parte lì. Sarebbe ti brillano gli occhi a vedere Merello sulla corda di sinistra. Sarebbe bellissimo. Andrea, un commento su questo torneo? Ma credo che sia, come dice lui, un campionato equilibrato, dove non ci sono squadre Materasso. Credo che, secondo me, verranno fuori anche Panchina e Segesta, che sono due ottime squadre. Segesta conosco Stefano, quindi credo che tirerà fuori parecchio. La Panchina ha fatto degli acquisti ottimi, ha chiuso con Bussani, che secondo me, voglio spendere una parola perché è un grande acquisto. Grande ragazzo e grande difensore. Oltre a essere un grande ragazzo, un amico, ci conosciamo da tanto, e ha fatto un grande acquisto, e credo che queste due squadre usciranno fuori, però vedo davvero un campionato equilibrato. Anche il Moneglia, io ho visto qualche partita, ora col cambio di allenatore e tutto, credo che si rimetta in carreggiata, e credo che è davvero un bel campionato. È difficile, anche se vedo il Valle abbastanza forte, abbastanza ben messo, da quello che sento, non l'ho ancora visto, ma è una bella squadra. E allora iniziamo con i filmati di questo torneo, iniziamo con il fatto che la capolista, fino a sabato mattina l'Atletico Casazza è caduta sul campo della panchina. Ascoltiamo le parole di 3 protagonisti della panchina, vale a dire appunto Bussani, Balsamo
e De Vincenzi, autore del gol. Li ascoltiamo al termine della vittoria della panchina, che insomma sono tre punti importanti, poi hanno fermato quella che era la capolista. Ascoltiamoli. Con Andrea Brusco, preparatore dei portieri dell'Atletico Sarza Ligure, ci racconta un po' questa sconfitta che ci ha lasciato con amaro in bocca. Sì, è stata una battuta d'arresto per noi, una partita combattuta che la panchina ha giocato alla morte, come era normale che fosse, visto che affrontava la prima in classifica. E purtroppo per un nostro infortunio su una punizione, un errore nostro, siamo andati sotto 1-0 a quasi allo scadere del primo tempo e poi secondo tempo non siamo riusciti a imporre il nostro gioco, forse eravamo anche un po' sottotono e non. Sì, comunque ricordiamo che noi questa settimana abbiamo saltato un allenamento a causa dell'allerta meteo, quindi. Sì, quello vabbè. E abbiamo affrontato una partita di coppa, quindi Magari eravamo. avevamo anche scarichi con le pile, sa anche se magari si faceva sentire, però. Oggi non abbiamo giocato, diciamo, il nostro miglior calcio, quindi una partita direi da pareggio, purtroppo questo errore ci ha penalizzato e abbiamo perso, però vabbè, dalla prossima ora riposiamo, poi andremo col Valle e cercheremo di ricaricare le pile. Perfetto, grazie Andrea. E ti volevo chiedere le impressioni. Questa partita qua è stata molto combattuta, come hai detto te, però c'è stato anche, secondo la mia opinione, un errore arbitrale, cioè molti errori arbitrali. E cosa ne pensi su questo tema? Sì, diciamo che l'arbitro non ha fatto, diciamo che, a parte vabbè, gli errori che ci stanno, perché comunque siamo in seconda categoria, però più che altro ha fatto innervosire la partita, soprattutto nel secondo tempo, e comunque ci vuole anche, diciamo, un po' di educazione da parte anche degli arbitri nel rivolgersi alle persone, sia che stanno in panchina che stanno in campo, senza essere arroganti. E soprattutto visto che era una partita, diciamo, di cartello, perché anche la panchina comunque come nomi e tutto è una buona squadra, ci voleva un arbitro all'altezza della situazione, e invece non è riuscito mai a tenere in pugno la partita e ci sono stati del nervosismo sia in campo che in panchina, eccetera. Quindi è così, però. Vabbè, pensiamo adesso, pensiamo al futuro, cerchiamo di mantenere questa posizione che ci siamo guadagnati e speriamo bene per la stagione. Sì, noi tanto il nostro campionato è questo qua, nel senso che puntiamo a fare come l'anno scorso, se riusciamo a fare meglio ben venga, e comunque siamo contenti dei ragazzi, siamo contenti delle partite che abbiamo fatto, e una battuta d'arresto ci può stare, e va bene così, ripartiamo poi col Valle e andiamo a giocarci la nostra partita. Allora, non erano Bussani, De Vincenzi e Balsamo, era Andrea Brusco dell'Atletico Casazza che ha commentato appunto questa sconfitta. Voglio tranquillizzare i familiari, Brusco non era in carcere, non so dove ha fatto l'intervista, comunque li ringraziamo. Abbiamo ascoltato l'Atletico Casazza con Andrea Brusco, preparatore dei portieri appunto dell'Atletico Casazza. Adesso ascoltiamo, come detto, quelli che hanno vinto questa partita, i tre giocatori della panchina, vale a dire, vedrete Bussani, vedrete Balsamo e poi l'autore del gol, De Vincenzi. Qui con tre baluardi della panca, il man of the match e i due che hanno preso più palle di testa in assoluto, credo, in tutte le Infatti categorie oggi. capelli, Gliel'ho passato io i capelli. Vediamo un po' cosa hanno da dire su questa vittoria. Prego. Fondamentale, importantissima, ci ha dato lo slancio per tutta la stagione, incredibile. E ci porta a mangiare fuori, Matteo. È stata una partita durissima, ma l'abbiamo portata a casa. Direi dedichiamo la vittoria in primis al nostro compagno dietro, Che si è fatto che si è male. fatto male purtroppo, e speriamo di recuperarlo presto perché abbiamo tanto bisogno di lui. E questa vittoria la dedichiamo anche a noi soprattutto, che non Ci abbiamo sei lì. mollato, e questo è un nuovo inizio. Grande Paca! E beh, insomma, dall'intervista di Messa, giustamente di Brusco, alla euforia appunto di Balsamo e soci per questo panchino Atletico Casalza, invece in Val Fontana Buona il Cogna viene fermato sul pareggio dell'Atletico San Salvatore. Insomma, erano importanti
dare una reazione dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l'Atletico Casata da parte del Cogne. È arrivato questo pareggio casalingo contro una squadra comunque difficile come l'Atletico San Salvatore. Allora ascoltiamo le parole di Francesco D'Amelio, tecnico del Cogne, e poi torniamo in studio. 2-2, un pareggio arrivato all'ultimo minuto, peccato. Sì, peccato, perché non tanto per il pareggio dell'ultimo minuto, perché anzi complimenti a San Salvatore, ci hanno creduto fino alla fine e giustamente hanno preso un pareggio che per loro è tanta roba. Noi abbiamo sbagliato troppe volte le ripartenze, abbiamo avuto occasioni da gol e quando non c'entri la porta poi alla fine rischi di pagarla. L'abbiamo pagata all'ultimo minuto sabato scorso col Casarza e oggi di nuovo, non sfruttando le occasioni, abbiamo pagato. Ci prendiamo comunque il punto, perché a volte queste partite le puoi anche perdere, quindi va bene il punto, lo abbiamo bene settimana, andiamo a giocarci una bella partita contro la panchina, che oggi tra l'altro ha vinto, quindi arriveranno fiducia e noi sicuramente dobbiamo essere più concreti, lavorare di più sulla concretezza, perché creiamo, la cosa importante è valida che creiamo, però dobbiamo concludere per forza. Comunque, un punto, non è una sconfitta, andiamo avanti. Grazie. Grazie, mister. Bene, queste erano le parole di Francesco D'Amelio al termine di Cogne Atletico San Salvatore, partita insomma abbastanza vivace, anche con scambio di battute tra una panchina e l'altra, ma non andiamo troppo a indagare su quello che è accaduto, chi c'era sa. E adesso andiamo a vedere invece Merello United e Rupinaro Spada, finita 1-1, abbiamo le interviste sia a Pippo De Cicco, allenatore del Merello United, sia invece a Riccardo Loddo, giocatore del Rupinaro Spada, e allora ascoltiamoli al termine appunto della partita pareggiata tra il Merello e il Rupinaro Spada giocata al San Martino, al campo di Carasco. Buon pomeriggio a tutti dal campo San Quirico di Carasco. È appena terminata la gara per il campionato di seconda categoria tra Merello e Rupinaro Sport, è terminata con il punteggio di 1-1. Siamo qui con Riccardo Loddo, attaccante delle Conchiglie, che ha segnato il gol del pareggio. Allora Riccardo, ci puoi dire due parole sulla partita? Sì, è stata una bella partita, combattuta. Primo tempo hanno giocato meglio loro, noi non c'eravamo proprio in campo. Poi il secondo tempo, grazie al mister, siamo entrati un'altra squadra in campo e siamo riusciti a pareggiare, peccato perché potevamo benissimo portare a casa i tre punti. Hai segnato il gol del pareggio, ce lo puoi descrivere? Sì, dopo un bellissimo cross di Giulio siamo riusciti a buttarla dentro e in qualsiasi modo basta che sia entrata e bene così. Dedichi il gol a qualcuno? Sì, volevo dedicare questo gol al mio primo tifoso, mio padre, che continua a seguirmi da sempre. Prossima partita dove vi vedrà impegnati? Ci vedrà impegnati contro una grande squadra, se gesta, e cercheremo di preparare al meglio durante la settimana questa partita fondamentale. Dal campo San Quirico di Carasco è tutto, per Rupi Channel. È appena terminato il match di campionato di seconda categoria tra Merello United e Rupinaro Sport sul risultato di 1-1. Siamo qui con Pierpaolo De Cicco, mister del Merello United. Allora mister, due parole sulla partita. Bella partita, tanto buonasera a tutti. Buona partita, sicuramente il primo tempo abbiamo fatto molto bene, abbiamo chiuso un vantaggio, poi il secondo tempo è uscito il Rupinaro, penso che il pareggio sia un risultato più giusto. Va bene così. Prossima partita dove vi vedrai impegnati? Sabato prossimo siamo a Santa Margherita contro il San Lorenzo della Costa, partita tosta perché anche rima. Perché è una bella squadra sicuramente, vado a battagliare come oggi e come tutte le partite di questo campionato, perché noi avremo questo problema fino alla fine, sicuramente dovremo lottare su tutte le palle fino al 90° minuto dell'ultima partita. Ok, grazie mister. Bene, intanto ringraziamo Nicolò Scalassetta che ha intervistato sia Loddo sia De Cicco, e adesso abbiamo anche il gol del Merello che ce l'ha fornito il Rosso, che è ospite qui da noi stasera a Punto Sport, il gol di Ara, e Ara insomma quest'anno ha iniziato veramente col botto, Mattia? Sì, prime due partite a secco, poi si è sbloccato, devo dire che ha fatto tre gol in tre partite diverse. Allora adesso abbiamo uno più bello dell'altro, veramente. Adesso lo vediamo. Poi vedi, no, e qua fa la finta, ma forse per me il portiere sarà bello che tirasse sul secondo palo, invece... Dici? Lo rivediamo? Per me almeno Ara mi offre da bere, se non, non lo conosco.
ho detto così per dire, però ha fatto un bel gol. Sì, sì, no, niente. Qua siamo al limite dell'area, sì. Poi il pallone, insomma, se l'ha un po' allungato, la tiene. Vedi il portiere che fa quel mezzo passo di là, perché... Bel gol. Sì, sì, no, gran gol. Gran gol di Ara, dunque. Allora, come detto, il prossimo turno prevede Borgo Rapallo Atletico San Salvatore, Carasco Valle, Moconesi Moneglia, Panchina Cornia, Rubinaro Sport Segesta, San Lorenzo Merello United, ci sarà il turno di riposo per l'Atletico Casazza, e vi ricordo che ci sarà anche il recupero tra Rubinaro Sport e Moneglia, si giocherà martedì 19 novembre alle ore 21 in Colmata Mare, il Franco Celeri appunto di Chiavari. Prima di passare al campionato di prima categoria, torno dai miei ospiti, vado da Andrea. Allora, insomma, Entella che batte Real Deva 6-0, dispiace anche perché ad allenare Real Deva c'è un nostro amico comune, Fabio Gandolfo, e il risultato, insomma, parla abbastanza chiaro, direi che è stata una partita a senso unico, poi adesso magari me la racconti bene, però mi dicevi, indipendentemente anche dal fatto che il risultato poteva anche portare l'arbitro ad arbitrare bene, visto che finora abbiamo parlato male degli arbitri, mi dicevi però nel fuori onda che l'arbitro ti è piaciuto. Sì, diciamo che la partita è stata tranquilla nonostante il risultato e nonostante appunto l'andamento della partita, però era un arbitro giovane, si è fatto rispettare, c'è stato qualche intervento un po' più duro, però nella normalità, e arbitrato bene, dai, parliamone un po' bene, visto che stasera è stato abbastanza pesantito il discorso sugli arbitri. La partita ha avuto l'andamento subito in discesa per noi, siamo andati in vantaggio subito dopo 2-3 minuti con Oliva, sì. E poi dopodiché la partita è stata in discesa, poi per loro si è infortunato anche il portiere che ha giocato mezzo tempo infortunato, poi hanno dovuto fare la sostituzione, ha fatto entrare un giocatore di movimento in porta, Mancuso, perché non avevano il portiere di riserva, e quindi diciamo che erano un po' in difficoltà. Comunque è un risultato che fa morale, che ci tiene lì attaccati, anche se è presto, dopo il pareggio di Santo Stefano, e niente. Continuiamo, cerchiamo di recuperare gli infortunati. Sabato abbiamo una partita dura a Framura, una partita a cui tengo tra l'altro particolarmente, visto che sono di lì, però sarà una partita su un campo difficile, una squadra comunque difficile, perché anche se diciamo hanno partecipato al campionato di terza, parecchi ragazzi sono rimasti, e quindi hanno giocatori di categoria che ti possono mettere in difficoltà, hanno aggiunto qualche ragazzo, e poi comunque su quel campo lassù è sempre una battaglia. Sì, lassù nei monti a Framura non è mai facile spugnarlo. E invece torno dalla Rosso. Allora, abbiamo detto del fatto che insomma voi pensavate di fare ancora il campionato di terza, poi è arrivato questo ripescaggio. Io mi immagino, visto che tu sei un presidente onorario che però fa mercato, insomma, ti ha scombussolato tutto il programma estivo. Ma non più di tanto, non più di tanto. Più che altro, sì, rimanevi in terza, magari qualche ragazzo potevi anche rischiare di perderlo, sinceramente. Però poi con il ripescaggio appunto per la seconda sei riusciti a trattenerli e ad aggiungere qualche altro pezzo, diciamo, ecco. Però fino all'ultimo quest'anno è stato veramente duro, è stato penso di 3 anni il mercato più difficile, in assoluto, quello senza dubbio proprio. Cioè non puoi sentire ragazzi, perché tutti già qua apri bocca vogliono soldi, tutti vogliono soldi. Questo rimborso spesa. È una cosa incredibile, io non so come mai, ma è così. Però fortunatamente siamo riusciti poi comunque a trovare dei ragazzi e siamo contenti. Meglio così. Allora adesso andiamo al girone B di prima categoria, andiamo a vedere i risultati. Purtroppo le nostre due squadre che sono in questo girone non stanno andando benissimo, c'è da dire che quantomeno la Cogolnese ha strappato un pareggio, seppur casalingo, contro la Torriglia, mentre la Ciassetta ahimè ha perso 2-0 in casa contro la Superba. Gli altri risultati: Bargagli San Siro Ampi Casalsa 2-0, Caderissi Murangeli 1-1, vittoria del Mignanego in trasferta 3-2 nei confronti della Cella, il 4-1 sempre fuori casa della Voltrese contro il Multedo, ancora una vittoria fuori casa del Sori contro l'Olimpico Pra Pegliese, il 2-2 tra San Quirico Burlando e San Desiderio. Poi una classifica che vede dopo
8 giornate di campionato, abbiamo l'Ampi Casassa a 17 punti, poi la Voltrese e la Superba a 15 punti, Caderissi, Multero a 13 punti, Cella a 12 punti, San Quirico Burlando a 11 punti, Murangeli, Mignanego e Sori con 10 punti, a 9 punti abbiamo Torriglia, Bagagli San Siro, San Desiderio e Olimpico Pra Pegliese, e purtroppo vediamo la Cogornese di Andrea Bacigaluppo penultimo con 4 punti, la Cogo praticamente prende pochissimi gol ma ne fa ancora meno, e la Ciassetta che gol non ne fa, purtroppo prende anche dei gol, e quindi vedete che sono in fondo alla classifica. Prossimo turno del campionato di prima categoria, abbiamo ascoltato qualche minuto fa Luca Ferraro che ci ha raccontato più che altro delle sue 200 presenze con la maglia della Cogornese, Mignanego, Cogornese e Sori a Ciassetta. Torniamo dai miei ospiti, torno da Mattia. Allora, abbiamo visto, abbiamo ascoltato sia il tuo mister De Cicco, poi anche l'Odo del Rupinello Sport, abbiamo visto il gol di Ara, però chiedo di farci raccontare da te appunto questo pareggio contro il Rupinello Sport. Che partita è stata? Ah, guarda, è stata una partita come diciamo ci capita dall'inizio dell'anno. Partiamo sempre bene, chiudiamo sempre il primo tempo, penso che forse l'unica partita è stata quella col Valle, che forse ci siamo un po' a prima di campionato, dopo mezz'ora abbiamo un po' spento la testa, ma poi per il resto, primo tempo, penso che giochiamo alla pari con tutti. Poi non so come mai, secondo tempo rientriamo sempre con quella sufficienza, che nei primi 10 minuti non riusciamo a capirci niente. E poi loro sono stati bravi comunque, perché ci hanno messo sotto, e devo dire che poi alla fine l'hanno fatto all'ultimo il gol del pareggio, però devo dire sinceramente che alla fine è anche meritato, anche se potevano farlo in altre 1000 circostanze diverse, hanno fatto quello più assurdo poi di tutti. Però così, questo è il calcio, ci siamo abituati, proprio con loro è una maledizione, non riusciamo proprio a vincere in questi 2 anni, è proprio una cosa così e ce ne faremo una ragione. Speriamo che sia per il ritorno, di vincere al ritorno. E ti devo dire. Invece ad Andrea abbiamo già accennato il fatto che il prossimo vostro avversario sarà il Framura di Nitto Bacigaluppo, che tra l'altro torna ad allenare una prima squadra dopo un po' di tempo. E Framura che ha una storia simile a quella della Rapide, Framura che l'anno scorso era in seconda categoria, tra l'altro un brillante terzo posto con sconfitta nei playoff con l'Ariese, poi anche è finalista della Coppa Liguria di seconda categoria, quindi è stata una stagione straordinaria. Poi però le prime avvisaglie ci sono state quando al termine della stagione Nicola Bracco ha salutato la compagnia, c'era stato un tentativo di chiamare sulla panchina del Framura Beppe Di Cuonzo, ma poi Di Cuonzo si è dimesso dopo pochissimi giorni, quindi da lì si è forse capito che forse il Framura in seconda sarebbe stato difficile vederlo, e allora da lì la decisione di un manipolo di dirigenti, penso quelli storici, poi magari Andre che adesso vive lì ci potrà raccontare meglio, la decisione di ripartire dalla terza categoria con appunto questa bella novità di Nitto Bacigaluppo che torna appunto ad allenare una prima squadra. Ho detto bene, ho studiato bene? No, hai detto bene, sì, diciamo che io ho seguito molto da vicino la situazione perché oltre che abitare a Framura sono anche assessore in comune e sono anche assessore allo sport, e quindi mi sono sentito con il presidente Paolo Garfagno, e niente, c'era stato questo addio di Nicola Bracco a Ciel Sereno, diciamo che non si aspettava nessuno, sono andati a una cena e lui aveva prospettato altre cose, aveva abbandonato, poi aveva mollato il trio di ragazzi che sono andati a Casarza di Varese, Boccoli, De Lucchi e Rovere. Sì. Subito si pensava che potessero sostituirli e rimanere in seconda, poi invece c'è stata qualche defezione di troppo. Si sono ritrovati praticamente a una settimana dall'inizio del campionato, cioè a fare la preparazione con 7-8 ragazzi, però lì non è un problema perché lì è sempre inizia tardi, sempre la stagione, ci sono quelle cose lunghe, vabbè. Però non c'era proprio il numero di giocatori per poter fare la seconda, Beppe poi aveva abbandonato perché comunque non c'era i numeri, qualche ragazzo come Cristiano aveva abbandonato perché giustamente dice sono gli ultimi anni che posso fare agonisticamente bene, vorrei farli in una maniera un po' più decente. E niente, poi hanno deciso di iscriversi alla terza, hanno tenuto un bel po' di giocatori, Pelvio, Coirolo, Migliorini, insomma, hanno aggiunto Musitano, un po' di ragazzi che sono andati e fanno la terza, secondo me sono un'ottima squadra, se resistono fino all'ultimo
sono un'ottima squadra. È un peccato perché l'anno scorso avevano fatto un grande campionato e meritavano, giocavano anche bene, io l'ho visto in parecchie partite e giocavano bene, erano un bel gruppo. Peccato, però speriamo che continuino a resistere, perché comunque dalle nostre parti è importante tenere le squadre e averle, diciamo, ecco. È giusto. Andiamo adesso al girone C di prima categoria. Anche qua siamo arrivati all'ottava giornata di campionato. Andiamo a vedere i risultati. Qua sono arrivate due vittorie e una sconfitta. Allora, Borgorati Fegine finita 0-0, poi il Bozzaro ha vinto 3-1 in trasferta sul campo della Campese, la Sampedranese ha vinto 4-1 fuori casa contro il Cogoleto, poi la Nuova Regina ha sconfitto il San Bernardino Solferino per 1-0, poi questa Riese che sta andando veramente a mille, ha vinto 5-1 contro il Pro Pontedecimo, doppietta di Cappelli, gol di Sogno, Raffo e Pellegrino. Il 3-1 della Ruetes, anche lei sta andando molto bene, la squadra di Gianni Siri, così come quella di Oggiano. Il 3-1 della Ruetes, è firmato Olmo, autore di una tripletta. Mentre purtroppo la Calvarese ha perso 2-0. Calvarese quest'anno allenata da Oliva, un campionato si sapeva difficoltoso per i fontanini, ma forse ci si aspettava qualcosina di più, non è che si chiedesse la luna, però insomma forse ci si aspettava qualcosina di più dai ragazzi. E il Prato invece ha sconfitto 2-0 la vecchia Audace Campomurone. Per una classifica che recita, dopo 8 giornate, San Cipriano in testa con 24 punti, abbiamo poi il Bozzola a 21, ma il Bozzola ha una gara in meno, la recupererà poi nel corso delle prossime dei prossimi giorni. San Pedranese 15 punti, così come anche la Ruentes, che ha una partita in meno, poi vi dirò contro chi. Riese 14 punti, Pontedecimo 13 punti, 12 punti per la Campese, a 10 punti abbiamo il Prato e il Progetto Atletico, così come anche la Nuova Regina, 8 punti per il Borgorati con una gara in meno, e ancora sfilando la classifica San Desiderio con 9 punti. Qua la classifica è un po' sbagliata, me ne assumo, è giusto, sono io che ho sbagliato foglio. San Bernardino Solferino 7 punti, perché Dacia Capomorone 6 punti, Figino 5 punti, Cogoleto 2 punti, e chiude la classifica la Calvarese con un punto, con una gara da recuperare. E le partite che interessano le nostre squadre per quanto riguarda i recuperi si giocheranno già questa settimana. La prima sarà Calvarese-Borgoratti, si giocherà al Piombo di Mollone di Cicagna già dopo domani, mercoledì 13 novembre alle ore 21. Si parte dallo 0-0, come è ovvio, ma si parte dal 19esimo del primo tempo, perché questa partita si era tentata di giocare quando c'era tempo brutto, c'era insomma il clima che ormai stiamo vivendo negli ultimi periodi, partita che è stata sospesa al 19esimo, e quindi dal regolamento questa partita viene recuperata, ma dal minuto in cui la partita è stata interrotta, quindi dal 19esimo del primo tempo. Questo per quanto riguarda Calvarese Borgorati, mentre Borzoli Ruente si giocherà invece il giorno dopo, sempre questa settimana, giovedì 14 novembre alle ore 20 al Piccardo di Borzoli, quindi siamo nella zona di Sestri Ponente. Mentre il prossimo turno prevede, prima di vedere le interviste della Riese, Calvarese Cogoleto, Progetto Atletico Riese, San Bernardino Solferino Ruentes. Ma ho detto appunto della Riese, allora ascoltiamo l'intervista che ha fatto l'addetto stampa della Riese, Mirko Emilio Martini, a due giocatori della Riese, Alessandro Sogno e Nicola Raffo, e allora li ascoltiamo e poi torniamo in studio. Dal Franco Celeri di Chiavari, dove la Riese batte con un risultato rotondo 5-1 il Pro Pontedecimo. Qua ci abbiamo già due marcatori, sia Alessandro Sogno, primo gol con la Riese, Nicola Raffo. Iniziamo da te, Nico. 5-1, ma un risultato che come lo si può definire? Giusto, un po' bugiardo? Giustissimo. Primo tempo siamo stati perfetti, abbiamo fatto 4 gol, loro hanno fatto un gol sul rigore molto generoso e noi siamo stati quadrati, abbiamo preparato la partita in questo modo, sapevamo che loro erano aggressivi, noi siamo stati più aggressivi e più pimpanti, e secondo me il risultato è giustissimo, secondo tempo abbiamo gestito bene così. Ale, te invece il primo gol, diciamo, con la Riese, e penso anche primo gol dei grandi, o sbaglio? Giusto. Ecco, emozione? Sto un'emozione bella e mi sono divertito qui oggi. Tra l'altro hai segnato di spalle, volevi fosse segnare di spalle o non ci sei arrivato di testa? No, ho segnato come è riuscito. Ah, come ti è arrivata? Beh, apprezzabile l'onestà.
Nico, allora, la prossima giornata giochiamo contro il Progetto Atletico, che è una squadra che, insomma, si dovrà giocare la salvezza con noi al Cige. Che partita ti aspetti? Ma non li conosco assolutamente. Noi invece puntiamo su noi stessi, ci alleniamo e le squadre che becchiamo la domenica le incontriamo. È così, noi siamo una squadra del Tiguglio e puntiamo a fare il nostro campionato e a basarci solo su noi stessi. Ale, a chi dedichi questo gol? Alla mia famiglia. Bene, abbiamo ascoltato quindi Cappelli e Nicola Raffo dell'Ariese, ringraziamo ancora Mimi De Martini, abbiamo detto anche delle prossime partite. Prima di tornare a parlare di Entella e Merello, chiedo ad Andrea di commentarmi l'Ariese, che tu vedi spesso l'incolmata, insomma, me ne parlavi molto bene. Sì, sì, stanno facendo un ottimo campionato, noi li incontriamo il giovedì perché si allenano dopo di noi, sono una società organizzatissima, sono tantissimi ragazzi e... si allenano bene, hanno un ottimo mister e stanno facendo un buonissimo campionato e credo che si potranno togliere delle soddisfazioni perché sono veramente organizzati bene e sono tanti che non guasta mai, cioè a parecchie possibilità. E ciao Mattia, allora intanto vediamo se sei preparatissimo nel calendario. Quando è che si riposa il Berello? È l'ultima. Ah! L'ultima giornata. Infatti quando è uscito il calendario... cioè quando è arrivata la notizia della Framurese che non si scriveva più, che andava in terza e non in seconda, si è rimasti un po' così. E allora io ti chiedo... Per due motivi. Uno perché ecco. si finiva il 22, 21, 22, quel weekend lì, diciamo, il girone d'andata. Riposando già è difficile in quel mese lì portare gente al campo, perché sotto le feste c'è quello, c'è quell'altro, parente, sai com'è. Quindi ci dobbiamo inventare qualcosa, assolutissimamente. E poi per l'ultima giornata soprattutto, perché... Bisognerebbe arrivare lì... Già salvi, per forza, perché sei lì in mezzo, sei soggetto a torte. No, è così, è la verità, è inutile, sei soggetto a torte, ma chiunque, fossimo noi, fosse un'altra squadra. Se sei lì in mezzo, ovviamente sono due squadre che magari si affrontano e te sei lì in mezzo, il pareggino vai giù te, nel senso, è normale. Chi è che non lo farebbe? Un Danimarca-Svezia. Ma chi è che non lo farebbe, nel senso, e quindi bisogna salvarsi prima, arrivare all'ultima, giocare con la panchina che sarebbe l'ultima, la penultima di campionato, essere salvi. Invece, visto che abbiamo parlato del fatto che in seconda c'è questo turno di riposo e in terza, ahimè, una volta si chiamava campionatissimo, tra l'altro credo che sia un termine, l'ha detto Girolando stamattina in radio, un coniato da Italo Valebella anni fa, perché insomma è un campionato decisamente numeroso, invece ogni anno che passa, già soltanto con la mia esperienza qua, ne ho viste di squadre che... Tu avresti una soluzione per far sì che insomma questo numero di squadre... non dico aumentare, ma quantomeno mantenere. E io, se ti faccio questa domanda, ti sto portando magari a qualche riflessione da parte della federazione, perché insomma, ma guarda, le forze sono quelle, però... Ma guarda, io... vabbè, diciamo che le società fanno parecchi sacrifici per tenere in mano le squadre, ed è difficile, lo capisco benissimo. Io credo che una soluzione potrebbe essere come quella che avevano adottato a Spezia, di fare una seconda un po' più allargata e magari destinare le squadre tipo, ora non me ne vogliono, Framura, Deiva, Santa Maria, Valdaveto, però destinare le squadre nelle loro, diciamo, zone e fare un campionato di seconda un po' più allargato dove incominci a inizio settembre e finisci a maggio, perché noi comunque abbiamo iniziato, faccio l'esempio nostro, abbiamo iniziato la preparazione all'ultima settimana di agosto, capisci che il campionato inizia a novembre, è difficile portare al campo i ragazzi, sì, puoi fare amichevoli. Poi ci siamo iscritti alla Coppa Liguria, dove all'ultimo, dove poi abbiamo passato anche il turno, però voglio dire, se non ti inventi qualcosa, poi è difficile fare due mesi di amichevoli, preparazione, è difficile. E comunque penso che ci sarebbe da studiare una soluzione, perché ahimè si farà sempre più fatica, secondo me. Anzi, a questo proposito, anche se siamo fuori posto, vorrei fare i complimenti ai ragazzi di Brugnato che hanno rifatto la società nuova. Hai fatto bene. Si sono iscritti alla seconda, sono un gruppo di amici che io conosco, c'è anche ragazzi che c'erano quando, diciamo, c'era ancora il Brugnato. Sono contento. Sono stati sfortunati anche ora, perché con le ultime giornate di pioggia che è venuto, lì si è allagato di nuovo il campo, loro giocavano a Borghetto e ora sono costretti ad andare a Beverino per un po' di tempo, però sono felice perché hanno ricreato questo ambiente e che hanno avuto coraggio, perché adesso ci vuole del coraggio, però
sono contento perché Brugnato comunque era una piazza importante e giocano ragazzi del posto. E quindi ben vengano queste iniziative. No, Brugnato, se non ricordo male, è arrivato anche in Eccellenza, poi ha fatto una fusione con l'Erici, Brulerici, un nome che sembrava più un vino, però insomma, e non erano trasferte facili, no, eh? No, assolutamente, anzi, ha fatto anche degli anni che giocavano a Brugnato. Sì, giocavano anche a Sesto Godano, a Sesto Godano. Infatti. Allora, hai fatto bene, Andrea, a ricordare anche il fatto che Brugnato è stato rifondato, società che originariamente era stata fondata nel 1955 e poi ha avuto delle battute d'arresto nel corso degli anni che si possono avere con società appunto così. Andiamo adesso al campionato di prima categoria, ma girone di quello spezzino. Andiamo a vedere appunto quello che è accaduto e insomma c'era un grosso chiacchiericcio intorno alla Capranese, adesso vi racconterò il perché. Allora, intanto questa è la classifica. Queste siamo già andati in promozione, facciamo un passo di eccoli qua, i risultati del girone di prima categoria, quarta giornata, qua si è iniziato dopo perché purtroppo, ahimè, le squadre sono sempre meno. Allora, il Follo Samatino ha sconfitto 6-1 l'Arcola Garibaldina, tra l'altro vice allenatore dell'Arcola Garibaldina è Lele Locore, ex attaccante del Sesti Levante, che insomma a volte calcia ancora, gioca nonostante ha ormai 50 anni suonati. Poi c'era il big match all'Andes di Sesto Levante tra Aurora e Capranese, è finita 2-0 per l'Aurora, doppietta di Coldani, di cui uno su calcio di rigore, insomma una vittoria che lancia insomma l'Aurora nelle zone alte della classifica. È vero che insomma abbiamo fatto solo un mese di campionato, però insomma l'Aurora mi pare di capire col mercato di quest'estate che ha messo in chiaro delle cose, insomma l'obiettivo è abbastanza importante. Poi il Borgo Focemagra Meglia ha perso in casa 2-0 contro il Marola, il Casalza Ligure ha vinto 4-0 contro la Castelnovese, doppietta di Rosetti, Vaccarezza e Pimentel, gli autori per gli uomini allenati da Alessandro Lenzi, 3-3 tra Ricorre le Rondini e Intercomunale Beverino, il 2-1 del San Lazzaro Lunese nei confronti del Pegazzano e 2-0 da Tarso Sazzanese nei confronti del Sazzana nel derby appunto giocato al Miro Luperi. Per una classifica che vede dopo 4 giornate in testa il Marola con 12 punti, l'Aurora di Cristian Figone ha 11 punti, Ricorre le Rondini 10 punti, Casalza Ligure 9 punti, Follo Sammatino 8 punti, Tarso Sazzanese anche con 8 punti, Intercomunale Beverino 7 punti, poi abbiamo la Capranese a 6. Vi dicevo che c'era un, oggi ve lo dico, insomma molti dicevano che insomma poteva esserci la panchina traballante di Piroppi, anche se insomma siamo solo appunto a 5 giornate di campionato, insomma solo chiacchiere, come ha confermato anche Nicola Portorico, direttore sportivo della Capranese. Io gli ho chiesto perché insomma mi è arrivato più di una voce e lui invece mi ha detto guarda, l'hanno detto anche a me, ma smentisco tutto. Quindi insomma la panchina di Piroppi e non solo è ben salda, quindi la Caperanna vanno avanti per la loro strada, anche perché siamo veramente agli inizi. Borgo Focemagra Meglia 5 punti, così come anche come detto la Capranese e il Sazzana, 4 punti per San Lazzaro Lunese e la Castelnovese e 0 punti per il Pegazzano e l'Arcora Garibaldina. Parliamo di Aurora, vediamo uno dei gol di Coldani, di cui uno su calcio di rigore, la vediamo, rigore appunto trasformato da Coldani, questo è un video preso direttamente da Facebook, dalla pagina Facebook dell'Aurora, insomma Aurora che come detto ha fatto un mercato importante, questa appunto la rete di Coldani e insomma c'è entusiasmo, tant'è vero che adesso sta girando questa foto che adesso vi faccio vedere, che vede protagonista il portiere dell'Aurora che ieri non ha preso gol, ci tengono a sottolinearlo i mandanti di questa vignetta, adesso ve la faccio vedere, vediamo subito se riusciamo a recuperarla, la vignetta che vede il protagonista Andrea Rolandelli, portiere dell'Aurora, eccolo qua, detto il Puma, vedete c'è la prima categoria, c'è la promozione con la freccia appunto, adesso vediamo se riuscirà a portare l'Aurora in prima categoria, non è mia la vignetta, ci tengo a precisare, Rolandelli, detto il Puma, ma insomma i mandanti puoi anche capire chi sono stati. Allora abbiamo visto il girone D di prima categoria, prossimo turno prevede tra l'altro Capranese Follo Sammartino, Casalza Ligure Ricorre le Rondini e Castelnovese Aurora, anche in questo caso ci sarà un recupero non questa settimana ma la prossima, vale a dire tra Capranese e Tarso Sazzanese, quindi insomma la Capranese ha assolutamente la possibilità di tirarsi su in classifica ed arrivare a ridosso delle primissime. Recupero tra Capranese e Tarso Sazzanese si giocherà al Danilo di Caperana mercoledì 20 novembre alle ore 20:30. Torno dai miei ospiti, allora chiedo al Rosso. Sì.
La migliore prestazione del Merello finora? La migliore prestazione direi quella, ma non lo so. Ci vuoi pensare un attimino? Ti dico Cornia, sì? E Atletico San Salvatore. E anche se col Cornia abbiamo perso poi, comunque 2-1. E con l'Atletico siamo riusciti a vincere 2-1. Penso che sono state le due partite migliori che abbiamo fatto fino adesso. Comunque ti dico, anche le altre non è che abbiamo giocato male, perché comunque anche col Segesta 5-1 abbiamo perso, ma il risultato è bugiardo. Primo tempo 1-1, un quarto d'ora del secondo tempo 4-1. Abbiamo questi blackout del secondo tempo, purtroppo che dobbiamo lavorarci e dobbiamo migliorare assolutissimamente. Però all'inizio non è mai, ne ho promossa ripescata, non è male certo. Questo inizio vostro. Abbiamo parlato della vittoria contro il Real Neva 6-0, facciamo un passo indietro alla prima giornata dove avete colto un pareggio, sì, se non ricordo male, contro Santo Stefano. Santo Stefano, che partita è stata, Andre? Ma intanto è stata una partita difficile perché il campo di Santo Stefano ha dimensioni ridotte e quindi ci ha visto un po' in difficoltà, un po' pesante diciamo. È stata una partita dove qualsiasi risultato ci poteva stare, è stata equilibratissima. Siamo andati in vantaggio noi con Avorio su un errore del loro portiere che aveva la palla, l'ha persa, insomma Avorio era lì e abbiamo preso gol, siamo andati in difficoltà, ci hanno messo abbastanza sotto, poi all'ultimo ci siamo ripresi e giusto all'ultimo secondo Avorio ha fatto un tiro da fuori dove ha preso la traversa. E diciamo che è stata molto equilibrata e alla fine un punto l'abbiamo marcato volentieri in trasferta a Santo Stefano, ci sta, ci può stare. Adesso prima di concludere la prima parte purtroppo devo rendere conto, ma lo sapete sicuramente, di una brutta notizia che ha colpito Lavagna e la Lavagnese in particolar modo. Abbiamo anche una foto in bianco e nero perché parliamo di un grande ex. Purtroppo la stagione di quest'anno era già iniziata male con la prematura scomparsa di Giorgio Fossa Pinguino, ex centrocampista di Sesto Levante, Entella, Chieti, un grande allenatore sempre con Sestri. Con il Rapallo, insomma, di Fossa potrei parlarne due ore perché lo conoscevo bene. Ma nei giorni scorsi è scomparso invece Franco Sambuceti, lavagnese, ex giocatore della Lavagnese, che potete vedere in questa foto. Tra l'altro adesso io vado così a tentativi, ma mi sembra di riconoscere intanto Enrico Scotto portiere, mi sembra di riconoscere anche Giglio con la fascia di capitano accosciato e il presidente di questa Lavagnese Gaviglio, che è quello al centro con il giaccone e con la cravatta, e riconosco appunto Franco Sambuceti, che è il terzo da destra, se non ricordo male, se non vedo male. Franco aveva 62 anni, ha giocato non solo nella Lavagnese ma ha giocato anche nel Bacezza e nel Fontanabuona, e nel Bacezza non c'è finito per caso perché lui lavorava da barbieri, il panettiere appunto che si trova come sapete a Chiavari, era un po' il pupillo di Barbieri, un bel centrocampista era Sambuceti, molto veloce, insomma ci ha lasciato prematuramente, ovviamente la Lavagnese lo ha ricordato sulle pagine Facebook, ma non solo, e poi insomma se avete letto anche sui giornali c'è stato un bel ricordo anche di Stefano Compagnoni, presidente bianconero, insomma ovviamente condoglianze alla famiglia, anche ai figli che insomma giocano a pallone. Era doveroso ricordare Sambuceti, adesso ci separiamo per la pubblicità, nella seconda parte parleremo di promozione, eccellenza, Serie D, Serie B, ma ovviamente continueremo a parlare di Entella con Andrea Zetti, di Merello United con il rosso Mattia Danera, tra poco. Seconda parte di Punto Sport, riprendiamo il nostro discorso, però visto che nella prima parte abbiamo omaggiato un portiere, Luca Ferraro, portiere cogonese che ha raggiunto le 200 presenze, adesso grazie anche a Marco Pinata che comincia a collegarsi telefonicamente con lui, diamo ampio risalto a Ruben Rovetta, ragazzo di Rapallo, che però ha trovato fortuna fuori dal Tiguglio, vale a dire nella Sestrese, storica squadra di Genova, che insomma grandi trascorsi in Serie D e non solo, Sestrese che adesso da qualche anno purtroppo naviga in promozione, ma quest'anno è partita col piglio giusto e potrebbe anche fare un pensierino, anche se c'è il Taggia che sta dando parecchio filo da torcere, e Ruben Rovetta, nonostante sia ancora molto giovane, insomma ha già toccato le 300 presenze in maglia verde stellata.
Non male, anche perché insomma uno storico giocatore da Sestrese, vale a dire Balboni, il principe Balboni, è lontano solo 25 partite, insomma, quindi potrebbe farci, anzi ce la farà sicuramente, perché insomma, il ruolo del portiere lo aiuta anche in questo. Allora, vediamo se cominciamo a sentire la voce di Ruben. Intanto ci facciamo anche raccontare un po' il girone A, che noi non seguiamo, perché ovviamente seguiamo quello della Riviera di Levante, però vediamo un attimo un po' se ci racconta qualcosa di particolare il nostro Rovetta. Vediamo se riusciamo a collegarci. Allora, dovremmo avere in collegamento appunto Ruben. Eccolo, Ruben. Ruben? Ciao Joel. Ciao Ruben, allora intanto da parte mia complimenti. Io non pensavo, ho detto, ne ha fatte, però non pensavo così tante. Poi ieri ho visto il tuo post su Facebook e devo dire che traspariva molto orgoglio, perché insomma ne abbiamo parlato tante volte. La Sestrese a Genova è una squadra dalla grande storia, ma non solo. Io quindi ti faccio i miei complimenti per questo, e tu che sei di Rapallo hai dovuto cercare fortuna tra virgolette altrove, e insomma, che sensazioni hai tu che sei tra virgolette foresto, toccare le 300 partite con la Sestrese? Intanto ti ringrazio per i complimenti. Sai la considerazione che ho della Sestrese, di quanto mi faccia piacere. Mi dicono che in prima squadra non ho mai giocato, sono andato via dalle giovanili molto presto, e diciamo che toccare quota 300 partite con una squadra così importante nel panorama di tanti che sono le nostre categorie è molto bello, una squadra che mi ha accolto come proprio uno di se stesso. Ecco, ascolta, intanto non so se stai vedendo, se sei in casa e magari vedi la puntata, se sei fuori te lo spiego io. Abbiamo messo una foto dove ovviamente ci sei te in posa con i tuoi compagni e fate bella mostra della maglia verde stellata, che è già una bella maglia di per sé, però quest'anno, visto che anche voi fate il centenario come Lavagnese e Sestri Levante, una bella maglia con una bella stella bianca e poi con il, immagino che sia la via principale di Sestri Ponente, quella stilizzata nella maglia. Tu hai una maglia color granata molto bella e te, quando sei arrivato al Piccardo di Bozzolo, te lo saresti mai immaginato di arrivare a così tante partite con la maglia appunto della Sestrese? No, sinceramente non me lo sarei mai immaginato. Sono tante, se mi riguardo indietro sono tante partite, tanti anni, non posso dire che me le ricordo quasi tutte, però gran parte sì, sono... Sono stati 10 anni, quest'anno sono 10 anni, sono stati 10 anni belli. Ecco, ascolta, come sei arrivato a Sestri Ponente? Perché, insomma, non molti giocatori della nostra zona sono andati a giocare là. Adesso, di primo appiglio, mi viene da dirti Paolo Livellare era venuto a Sestri Ponente a giocare, però la Sestrese ha sempre pescato magari da altre parti. Come ci sei finito alle parti appunto di Sestri Ponente? Ma io da ragazzino, quando ero nella palla, nelle giovanili, avevamo lo stesso preparatore dei portieri di una squadra di Sestri Ponente, del Bordoli. Sì. E da lì, finita la stagione, ero andato a allenarmi un po' con la loro prima squadra e mi avevano visto, diciamo, il presidente di allora, poi è diventato presidente della Sestrese. Sì. E poi per una combinazione, un'opportunità, la Sestrese era retrocessa dalla Serie B, io avevo vinto il playoff di eccellenza quando ero in squadra con Celestini, facevo il 12° e mi hanno chiamato per andare a giocare lì l'anno dopo. Mi hanno dato fiducia e io sono riuscito a ripagarla rimanendo anche magari in situazioni di difficoltà come negli anni passati, però è sempre stata una grande emozione, un grande orgoglio di giocare con questa maglia. Ascolta, se a 300 partite un certo Balboni, detto il principe, è poco distante, eh? Sì, mancano 25-26, però fa impressione perché Balboni non è proprio un giocatore a caso. No. È stato il giocatore più forte della Sestrese e penso che nessuno riuscirà a scalzarlo da questo primato di bravura, però forse con le presenze riuscirà a passare davanti. Grande Ruben. Ascolta, ho mezzo raccontato insomma che dopo qualche anno forse la Sestrese quest'anno
potrebbe essere davvero protagonista. C'è questa Taggia che non scherza. Che campionato è questo girone A di promozione che noi seguiamo poco? Ti chiedo scusa, però ovviamente noi diamo più spazio alle squadre nostre, però quando posso, visto che so che ci sono dei ragazzi che magari giocano fuori come te, io cerco di, insomma, dargli il giusto merito. E che girone è quest'anno del campionato di promozione girone A? È un girone tosto. È un girone tosto perché c'è il Taggia che ha fatto un'ottima squadra, una squadra solida. Ci siamo noi che non ci nascondiamo, dobbiamo assolutamente vincere il campionato, sì, perché dobbiamo tornare in eccellenza, sai che la promozione non fa per no, per sorprese. E poi sono il Ventimiglia e lo stesso Ceriale che abbiamo battuto domenica, che sono attardate in classifica, però hanno squadre di tutto rispetto. E che questo ritardo che hanno verso, diciamo, questa coppia di testa, siamo noi, il Taggia e c'è anche il Varazze, potrebbe complicare un po' il loro cammino, però bisogna stare attenti. Va bene Ruben, io ti ringrazio, ti faccio ancora i miei complimenti, ti aspetto qua in trasmissione. Assolutamente, grazie Joel, un abbraccio. Un abbraccio anche a te Ruben. Dunque abbiamo ascoltato il portiere della Sestese, Ruben Rovetta, che ha toccato le 300 partite con la maglia appunto verde stellata. Dal girone A di promozione al girone B, quello appunto della Riviera di Levante, andiamo a vedere i risultati che sono maturati nella giornata di ieri. Tra l'altro classifica molto incompleta perché domenica il campionato si è praticamente fermato. Allora, questi risultati di ieri: Valle Scriva batte Bogliasco 1-0, stesso risultato del Canaletto che ha sconfitto il Coglio Ortonovo. Il Don Bosco Spezia ha sconfitto il Magra Azzurri 3-1, stesso risultato per le Forze Coraggio contro il Marassi. Poi al San Rocco di Recco si è giocato Golfo Paradiso e Real Fischi, ahimè un'altra battuta d'arresto per la squadra di Claudio Paglia, la squadra di Mauro Foppiano ha avuto la meglio grazie ai gol di Massaro e di Rizzo. Poi Goliardi, Callita Club Gimora, James è finita 3-1, poi uno 0-0 tra San Margheritese e Levanto, poi sentiremo Marco Camisa che ci racconterà appunto di questo pareggio conseguito contro i biancocelesti di Dimitri Agata, e poi Valdivara 5 Terre Cadimare finita 3-1 per una classifica che vede dopo 8 giornate di campionato. Allora, qua hanno tutte una partita in meno tranne il Little Club Gimora James, che ha giocato, così come anche il Bogliasco, mentre tutte le altre devono recuperare una partita. Comunque la classifica vede Forza Coraggio in testa con 19 punti, Carimare 17, Goliardica e Golfo Paradiso a 16 punti, Canaletto 15 punti, così come anche il Valle Scrivia, 13 per il Little Club Gimora James e il Colli Ortonovo e anche il Marassi, Samagritesa 9 punti, come anche il Magrazzurri, 8 per il Levanto, 7 per il Bogliasco, 6 punti per il Don Bosco Spezia e ahimè anche il Real Fieschi e 4 punti invece per il Don Bosco Spezia. Allora, di questo girone abbiamo due contributi filmati, il primo relativo proprio alle immagini e ai gol di Golfo Paradiso Real Fischi. Andiamo a vedere appunto le immagini sono dilettantissime, che ringrazio come sempre in particolar modo Claudio Bianchi. Eccole qua le immagini appunto del San Rocco di Recco. Andrea, tu che sei un grande sportivo e segui tutto, ti chiedo un attimo di commentare questo Golfo Paradiso, che a nomi è veramente una bella squadra, lo era già abbastanza l'anno scorso, ma quest'anno... Sì, Anomi ha senz'altro un'ottima rosa, un buon allenatore e credo che sarà protagonista di questo campionato fino alla fine. Ora non conosco bene le prime in classifica, però vedo anche che è un campionato con una classifica molto corta. Ora c'è da recuperare una partita per tutti. Spero che si riprenda Real Fieschi, che quest'anno vedo un pochettino in crisi. Sì. E invece i ragazzi di Levanto, che conosco abbastanza, stanno facendo un discreto campionato essendo la neopromossa e credo che anche loro possono giocarsi fino alla fine una salvezza, che meriterebbero, perché comunque Levanto meriterebbe almeno una squadra in promozione, credo che ci stia tutto, ecco.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, erano 30 anni che il Levanto mancava dal campionato di promozione e all'epoca, nel 1989, insomma, non solo è caduto il muro di Berlino, ma insomma il Levanto veniva da una retrocessione dal campionato interregionale. In metà anni 80 il Levanto aveva delle ottime squadre e insomma dominava nella Riviera di Levante e faceva anche bella figura nel nord Italia, appunto nei gironi in cui appunto il Levanto veniva inserito nella Serie D. Tanto scorrono ancora le immagini, abbiamo visto quindi i gol di Massaro e di Rizzo per questo 2-0 per il Golfo Paradiso. Abbiamo dunque dato spazio alla squadra di Foppiano e purtroppo abbiamo dovuto rendere conto dell'ennesima sconfitta degli Alfeschi, ricordiamo falcidiato da infortuni. Adesso andiamo ad ascoltare invece le parole di Marco Camisa, allenatore della San Margheritese, negli spogliatoi del Broccà di Santa Margherita Ligure, al termine appunto dello 0-0 contro il Levanto. Siamo con mister Camisa, uno 0-0 abbastanza bugiardo per quello che si è visto in campo, vero mister? Beh, sicuramente abbiamo giocato solo nella partita per 90 minuti, gli avversari si sono difesi bene, siamo stati bravi a portarla a casa, purtroppo abbiamo sbagliato le gol, abbiamo sbagliato due o tre palle importanti, abbiamo attaccato, ci abbiamo provato, peccato perché comunque era una partita che dovevamo vincere visto quello che abbiamo fatto in campo, dobbiamo essere più cattivi, soprattutto negli ultimi 20-25 metri, non possiamo giocare certe partite e non portare a casa i tre punti. Oggi purtroppo è andata così, speriamo bene nelle prossime. Va bene, grazie mister. Bene, abbiamo ascoltato quindi le parole di Marco Camisa, vera e propria istituzione del calcio arancione, ormai sono tantissimi anni che appunto siede sulla panchina della San Margheritese e prima ancora della Corte 82. Prossimo turno campionato di promozione, Golfo Paradiso San Margheritese, Levanto Colli 8-9 e Real Fieschi Valdivara 5 Terre. Anche qua ci saranno dei recuperi e per quanto riguarda le nostre squadre vi posso dire che si giocherà mercoledì 20 novembre, le partite sono Real Fieschi San Margheritese, San Martino di San Salvatore di Cogono, si giocherà alle ore 20, mentre Magrazzurri Golfo Paradiso sempre mercoledì 20 novembre ma alle ore 19. Torno dai miei ospiti, torno da Mattia Daneri. Allora, abbiamo anche visto circa una mezz'oretta fa l'intervista a Pippo De Cicco, allenatore del Merello, la decisione di riconfermare De Cicco nonostante le due partite alla fine era comunque doverosa. Sì, no, certo. A parte che noi comunque con lui abbiamo cercato l'anno scorso con la scelta sua di cercare di intraprendere un percorso, diciamo. Sembrava comunque giusto, nonostante le due partite che comunque sono andate male, sembrava giusto riconfermarlo. Non avevamo nessun dubbio, diciamo, su questo e quindi siamo andati avanti. La scelta più ovvia. Sì. Invece ad Andrea, allora io sono 10 anni che faccio appunto sport e stento a trovare, forse un annello, ma neanche, mezza stagione di cui tuo padre era a spasso. Perché tuo padre è il prototipo dell'allenatore della terza categoria. Calcio semplice, però è un po' limitativo perché secondo me tuo papà, intanto qua siamo già andati avanti, e tuo papà insomma cura anche molto i rapporti umani, poi insomma ovviamente qualche direttiva tecnica la dà. Lui senza pallone non ci sa stare e comunque è sempre cercato. Sì, è verissimo, è stato fermo forse l'anno scorso, no 2 anni fa, perché due anni l'anno scorso fa. Era lo già vedevo in partire. 2 anni fa che era in patimento, sì, però diciamo che sì, lui punta molto sul gruppo, anche quest'anno ti dico abbiamo un gruppo di ragazzi giovani, un po' anziani diciamo, ecco, però è un ottimo gruppo, abbiamo dei bellissimi rapporti e lui punta molto su quello, oltre che poi al fattore campo, però diciamo che per lui la prima cosa fondamentale è il gruppo e credo che in queste categorie sia giusto, perché poi alla fine se hai il gruppo hai tutto, diciamo, e sì, fa fatica a star fermo, infatti gli piace molto, ha molta passione e poi ogni anno mi dice che vuol smettere, però poi non ce la fa. C'era un difetto papà? Devo dirti di no. È troppo bravo forse. In certe occasioni è troppo bravo, si fa un po', forse un po' troppi problemi, a volte anche su delle scelte, diciamo un po' più prensivo, non sa come comportarsi, ecco diciamo quello, forse un pochettino bravo, troppo bravo, però
poi va benissimo, dai. Sei un bravo figlio. Andiamo al campionato di eccellenza, qua siamo alla nona giornata, e insomma c'era il derby, anche se qualcuno dice che insomma questa fusione tra Rapallo e Rivalorese è un po' strana, perché geograficamente Genova-Rivarolo e Rapallo sono molto distanti, ma vabbè, ma non entriamo troppo nei particolari. Vediamo intanto invece i risultati. Allora, Alassio Cairese finita 3-0 per la squadra di Beppe Maisano, poi 6-1 dell'Albenga, che a mio modo di vedere è la favorita numero 1, e vedremo col mercato di dicembre se la proprietà ex Albissola rinforzerà ancora ulteriormente l'Albenga. Ci sono dei rumors pazzeschi, si dice che l'Albenga potrebbe sottrarre all'Imperia, che attualmente è prima in classifica, i vari Sancinito e anche Capra. Non so se è fantacalcio, è ancora presto, però le voci sono queste quelle che girano. Comunque l'Albenga, anche senza questi due possibili acquisti, ha rifilato 6 reti al finale, finita 6-1. L'Imperia invece ha avuto ragione dell'Athletic Club di Mariani, comunque quegli Athletic sono un po' arrabbiati con l'arbitraggio, comunque l'Imperia ha vinto 4-2. Baiado ha vinto 2-1 contro lo Spedaletti, 4-1 del Busala contro il Pietraligure. E poi il Riva Samba conferma per l'ennesima volta di essere una grande squadra, lo era già l'anno scorso, poi ha avuto qualche battuta d'arresto e non ha vinto il campionato subito, ma era una squadra di eccellenza che partecipava alla promozione. È andata ad espugnare il Ferrando battendo la Genova Calcio 2-1 grazie ai gol di Costa e di Porro, e quindi Riva Samba, che tra l'altro deve recuperare una partita, la recupererà mercoledì con la Lazio, e se vince avrà gli stessi punti dei cugini del Sestri. Molassana Campo Morone finita 4-1 per il Campo Morone. E poi al Sivo di Sesto Levante si è assistito ad una partita noiosissima tra Sesto Levante e Rapallo Rivarolese. Io vi dico che nella mia agenda ho segnato giusto due azioni, due tiri, e neanche con portieri impegnati. In tal caso è finita 1-0 per i corsari, che non hanno mai impensierito, soprattutto nel secondo tempo, il portiere. Vale anche per il portiere del Sesti di Levante. Sesti ha avuto un rigore al 92esimo molto molto contestato dagli ospiti. Dalla mia postazione, anche secondo me, sembrava un rigore stra-generoso. Ma dalla posizione opposta invece, e ci sono anche delle immagini che purtroppo io ho visto solo sul cellulare, fidatevi che sono del Sesti, pare proprio che il contatto in area c'è stato dentro l'area, e il difensore ha colpito Capo, che ha un po' rotto l'equilibrio della gara, quindi il rigore pare ci fosse. Comunque un rigore al 92esimo non è da tutti, soprattutto in partite del genere l'arbitro l'ha dato. Ripeto, dalla mia postazione sembrava un rigore molto molto generoso, dall'altra parte del Sivere invece sembrava è regolarissimo. Comunque noi non abbiamo purtroppo le immagini del contatto, noi abbiamo solo delle immagini di fortuna del rigore, poi lo vedrete e capirete che sono proprio immagini di fortuna. Vediamo la classifica. Allora, fatto sta che Sesti, pur faticando, avevano 0-0 scritto quello dell'Albenga del Rapallo Rivarolese di Fresia, che tra l'altro ha giocato per buona parte con un uomo in meno, visto che è stato espulso il portiere perché l'estremo difensore bianconero ha atterrato Simone Cuneo, che andava verso la porta, e fallo da ultimo uomo, e quindi è stato espulso. Vedete, l'Imperia ha 24 punti, è in testa, segue l'Albenga a 20, 18 punti il Sesto Levante, ma l'Imperia e l'Albenga al momento sono molto più brillanti dei corsari, che fanno veramente fatica anche a tirare in porta. Baiado 16 punti, Cairese 16 punti, Busalla 15, Riva Samba 15. Come detto, i Calafati dovranno recuperare una partita questo mercoledì, quindi dopodomani, mercoledì 13 novembre alle ore 18 all'Andersen di Sesto di Levante. Se Riva Samba, che ha 15 punti, dovesse vincere con la Lazio, che non è un ostacolo insormontabile, i Calafati andrebbero a 18 punti e salirebbero al terzo posto insieme ai cugini. La Genova Calcio di Cesare Dondero ferma 14 punti, 13 punti per il Campo Morone, 10 per lo Spedaletti, 9 per il Rapallo Rivarolese, che forse aveva anche nelle gambe un po' di stanchezza per il recupero vinto contro l'Atletica mercoledì scorso, 7 punti per il finale, 6 punti per la Lazio, 5 punti per Pietraligure, 4 punti per il Molassano. Chiude la classifica Athletic Club con 3 punti. Allora, vediamo il rigore, io ho solo questo, del Sestri, e vediamolo, sono immagini veramente di seconda, terza, fatte anche quarta mano, perché queste sono immagini prese
da un telefonino che ha preso un'immagine dal computer, quindi questo è quello che ho, però ce lo vediamo, questo è il semplice rigore, c'era molta tensione, eravamo al 92esimo, Cirincione si è presentato dal dischetto e ha battuto appunto il portiere bianconero, ovviamente i corsari hanno festeggiato, ma la partita è stata veramente brutta, 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 da rivedere i corsari. Mentre sono strapromossi i Calafati, vediamo le immagini anche qua, immagini di dilettantissimo, i Calafati hanno sconfitto 2-1 la Genova Calcio, questo è il rigore con cui Costa ha spiazzato Cesare Dondero, quindi Calafati in testa alla classifica, questo è un contatto al limite dell'area di rigore, poi però Costa casca, questo è un rallenti, questo invece è l'autogol, noi abbiamo dato gol a Porro che poi esulta alla sua maniera, poi io ho riso per mezz'ora, però insomma Porro ha esultato, questo è un contatto in aria. Insomma, vedete che la regia di dilettantissimo si sofferma molto a farvi vedere questo rallenti, l'abito però ha lasciato proseguire. Questa è una bella parata di Mattia Raffo, che è stato ospite un paio di settimane qui da noi, se l'ha un po' ritrovata, vale a dire, però insomma di reattività è stata decisamente ottima. Questo è un pallonetto appunto che ha beffato l'estremo difensore Calafato, lo rivediamo, insomma bel gol anche questo, questa è un'altra occasione per gli arancioneri con uscita a bazooka di Cesare Dondero, poi altra palla che spiove in aria Calafata, ma Genova Calcio che poi non troverà più la rete della vittoria, abbiamo visto anche questa parata abbastanza semplice di Mattia Raffo, quindi Riva Samba che si conferma, insomma, ottima squadra. E per quanto riguarda appunto l'eccellenza, dopo avervi ricordato che appunto dopo domani ci sarà il recupero tra Riva Samba Alassio all'Andersen di Sesservante mercoledì alle ore 18, il prossimo turno prevede Ospedaletti Sestri Levante, Rapallo Rivarolese Campo Morone e Riva Samba Athletic Club. Torno dai miei ospiti e vado un po' da Andrea, visto che insomma hai detto che sei di Framura, stai a Deva, però tu sei di Sestri e tu eri anche un ultra del Sestri, io trovo perché sì, mi ricordo, insomma. Allora, questo Sestri purtroppo vederlo in eccellenza nell'anno centenario dispiace, però insomma la società sta lavorando e sono convinto che la lavorerà per cercare insomma di lottare fino alla fine. Come ti sembra questo inizio di stagione dei corsari? Ma guarda, io ho visto qualche partita, sono venuto a vedere qualche partita e poi ogni tanto sento il mister perché è di Deiva e siamo amici e diciamo che anche lui mi faceva notare che a volte creano tanto però poi alla fine non concludono e hanno parecchie difficoltà davanti, diciamo, perché la squadra era stata impostata su questi due ragazzi che però hanno delle difficoltà oggettive perché comunque gol ne fanno pochi. Però secondo me se la società a dicembre riesce, dicembre, gennaio quando c'è il mercato, riesce a aggiungere due o tre pezzi può dire la sua sicuramente, anche perché ora sarò di parte, però il mister è sicuramente preparato e di categoria anche superiore perché Alberto è una persona che lavora molto sul campo e che se viene fatto lasciato in pace lavorare credo che poi alla fine i risultati arrivino perché ovunque andato ha sempre fatto benissimo, quindi credo e spero che riescano a fare un ottimo campionato e riescano a ritornare in Serie D, che poi è la categoria che merita il Sestri, diciamo. Sì, Sestri ha bisogno disperatamente dei gol di Andrea Croci, che tardano un po' ad arrivare, Gandolfi invece ne ha già fatti 4 di gol. Torno invece dal Rosso e insomma ti chiedo, so che è un po' antipatico, ti chiedo di fare il nome di un giocatore ad cui ti aspetti molto in questa stagione di seconda. Così ce lo responsabilizziamo ancora un po'. Ce n'è più di uno. Ah, non sì? Uno. Va bene, allora facciamo. Ne dico uno, dai. Uno che mi aspetto che può fare qualcosa in più. Ce n'è più di uno, per quello. Ti dico Monaci. Intanto qualche cosa l'ha già fatto, no? Monaci quest'anno no, è ancora no? Secco, è ancora secco. Allora mi confondo secco con un altro. Però è un ragazzo che lui ha tante potenzialità e purtroppo a volte, non so, si blocca. Io credo intanto in lui, perché gliel'ho anche detto, non è tanto tempo fa, un mesetto fa, gli ho fatto una testa con così. Con le buone o con le cattive? No, con le buone. Però gli hai fatto una testa così? Sì, sì. Però da lui mi aspetto tanto, perché le qualità ce l'ha e può darci veramente una grande mano.
E se lo infila in testa lui prima è meglio per tutti. Invece tu, un nome di un giocatore che secondo te potrebbe... Ma guarda, c'è già qualche ragazzo che non conoscevo che mi ha stupito, tipo Beretta Andrea e Pronzati, che sono due ragazzi... Ora faccio due nomi, poi gli altri mi linceranno perché... Beh, linciati è un po' difficile. No, vabbè, però diciamo che loro due mi hanno stupito particolarmente in positivo e io diciamo che mi aspetto qualcosa in più da Mattia Chiarelli, il figlio del presidente, perché fisicamente è enorme, ha un fisico proprio da calciatore, però a volte un po' la paura, un po'... Però mi aspetto che migliori e che faccia qualche goletto in più, che non ci guasterebbe. Già. Allora, andiamo al campionato di Serie D, invece, nona giornata, è arrivata una bella vittoria per la Lavagnese che ha sconfitto il Chieri ed era un brutto cliente alla vigilia, ed è arrivata invece la vittoria grazie al gol di Dorsi. Vediamo comunque gli altri risultati. Allora, Borgosesia Seravezza è finita 4-1, 1-1 tra Bra e Caronese, Casale Savore è finita 0-0, a Ghivizzano Prato batte Ghivizzano 3-1, come detto la Lavagnese ha sconfitto il Chieri di misura 1-0 grazie al gol messo a segno da Dorsi. Poi la Lucchese non è andata oltre l'1-1 contro il Verbania, poi a Forte dei Marmi il Fossano ha sconfitto il Real Forte Queceta per 2-0, la Sanremese ha rifilato 4 reti a Ligona, che però 2 ne ha fatti ai Matuziani, e poi a sorpresa il Vado ha sconfitto la Fezzanese per 3-0 per una classifica che vede dopo 11 giornate, qua siamo decisamente avanti, il Prato a 19 punti, così come anche il Casale e la Sanremese e la Caronnese. Poi a 18 abbiamo il Real Forte Queceta, a 17 la Fezzanese e il Fossano, 16 il Chieri e il Borgosesia, 15 la Lucchese e il Ghivizzano, Seravezza 14 punti, Savona 12, Bra 11 punti, Verbania, Ligona e Lavagnese 10 punti, Vado 9 punti, e potete comunque vedere che dopo 9 giornate e vedere tutte queste squadre nell'arco di 10 punti è veramente insolito, quindi a testimonianza che questo è davvero un campionato molto difficile, basta poco a tirarsi su, ma basta anche veramente poco a finire nelle zone molto molto pericolose. È davvero un campionato particolare, davvero, quello di quest'anno del girone A di Serie D. E a proposito di D, andiamo ad ascoltare le parole al termine della gara vinta contro il Chieri al Rivoli del mister bianconero, vale a dire Gianni Nucera, accanto lui c'è anche l'ha detto stampa della Lavagnese Andrea Fusieto. La partita si è giocata a Lavagna, lo dico perché domenica, come avete visto, c'è stata l'allerta rossa, c'è stata una tromba d'aria a Lavagna che ha colpito quella zona proprio di Lavagna accanto al campo. Tra l'altro qualcuno che ha qualche cappello bianco mi ha detto e mi ha fatto anche vedere delle foto di un Rivoli con una tribuna proprio lato dove c'è la bocciofila, che una bella tribuna la cui copertura andò già via qualche anno fa, stavolta non è andata via la tribuna per colpa del vento, ma il vento ha causato la caduta di un albero e la rottura di un muro di recinzione che poteva mettere in bilico lo svolgimento regolare della partita a Rivoli, però poi il comune è intervenuto tempestivamente, quindi si è giocato regolarmente a Rivoli. Ma noi ascoltiamo le parole di Gianni Nucera al termine appunto della vittoria contro il Chieri, 3 punti preziosissimi per i bianconeri. Gianni Nucera, il mister bianconero, come si sta dopo una vittoria così importante ma sofferta? Bene, bene, diciamo che io devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato la partita in una maniera fantastica, tutto quello che avevamo preparato in settimana l'abbiamo ribaltato sul campo e, come dicevi giustamente tu, i 3 punti di oggi sono preziosissimi. Abbiamo visto tanto tanto carattere, tanta voglia di far bene, alla fine l'applauso sincero del pubblico quando al triplice fischio dell'arbitro sono andati tutti i giocatori sotto la gradinata. Questa è una cosa che mi mancava, Lavagna, da qualche giornata. Sì, è vero, mancava da qualche giornata e sono contento, infatti li ho richiamati per andare a fare questo saluto al pubblico e soprattutto ai bimbi del settore giovanile che sono venuti anche loro a sostenerci, e quindi sono contento per loro. Però io vorrei dedicare la vittoria ai ragazzi perché sono stati encomiabili e purtroppo
troppo spesso a discapito del risultato, ma caratterialmente lo erano sempre stati, per cui è una vittoria che la meritano loro per lo spirito che hanno in settimana, per lo spirito che hanno nell'affrontare le gare, lo spirito di abnegazione che questa squadra ci mette dalla prima giornata, e quindi sono veramente felice. La trasferta dice che c'è e ci sarà tanto da lottare, due trasferte insidiose, prima la Fezzanese e poi il Bra, ma con questo spirito davvero non si può non essere ottimisti. Sì, sì, lo siamo, lo eravamo anche prima della vittoria di oggi, per cui assolutamente rimaniamo con i piedi ancorati per terra, perché comunque la classifica non sorride. Però io sono straconvinto che questa sia la strada giusta e lo spirito giusto per affrontare queste due gare che saranno decisive per il nostro percorso. Bene, abbiamo ascoltato le parole di Gianni Nucciaro, allenatore bianconero, intervistato da Andrea Fusieto, detto stampa appunto bianconero. Prossimo turno vedrà la Lavagnese impegnata sul campo di Sarzana contro la Fezzanese. Prima di passare al campionato di Serie B, a vedere i risultati e ovviamente l'intervista post gara a Boscagli, di questo un po' deludente a sentire un po' il mister 1-1 della Virtus Sentara contro il Pordenone, faccio un'ultima domanda ai miei ospiti, banale però ve la devo fare: l'obiettivo di questa stagione? Ah, salvezza. Sì, in sì. Qualunque modo? Sì, in qualsiasi modo, basta salvarci, va bene. Però esatto, ci sarà da lottare comunque fino alla fine, perché il campionato, ti ho detto, è equilibrato e quindi fino alla fine sarà durissimo. Dobbiamo lottare fino all'ultima partita, fino agli ultimi 90 minuti per ottenere l'obiettivo. Ok, questo nella ipotesi con un po' più di fatica. Se invece poi diciamo che poi succedono quelle stagioni, se invece la salvezza raggiunta in anticipo, giochiamo, nel senso non ci fermiamo. Andiamo a giocare e poi se capita qualcosa di buono, bene, se no va bene la salvezza. Quest'anno devo dire che la salvezza va bene. L'obiettivo della Rentella? Io vado controcorrente a mio padre, a Mauro, dico per me vincere il campionato. Ah, sarà contento Mauro che sarà scivolato dal divano. Per loro playoff, per me vincere il campionato. Secondo me se recuperiamo tutti e ci mettiamo ad allenarci come ci stiamo allenando adesso, possiamo giocare. Questo giovedì. Bene, vabbè, l'hai detto te. Mandano via giovedì. L'hai detto te. Allora, concludiamo con i vari campionati, andiamo al campionato di Serie B, vediamo i risultati, ve l'ho già detto, deludente, poi giudicherete voi le parole di Boscaglia, questo 1-1 della Virtus Sentara contro il Pordenone, per i bianconeri gol di Schenetti. 1-0, Crotone Ascoli 3-1, ad Empoli Pescara batte Empoli 2-1, Frosinone Chievo Verona 2-0, Juve Stabia Benevento 1-1, a Perugia Cittadella batte Perugia 2-0, Pisa Spezia molto temuta a livello di ordine pubblico è finita 3-2, insomma non si possono vedere le due tifoserie, 2-2 tra Trapani e Cosenza, 1-0 tra Venezia e Livorno, e come detto Virtus Entella Pordenone 1-1 per una classifica che vede dopo 12 giornate di campionato in testa il Benevento con 25, Crotone a 21, Cittadella 20, Pescara, Pordenone e Perugia 19 punti, Chievo Verona 18, così come anche la Salernitana nella quale milita Marco Firenze, 17 punti per il Frosinone e l'Ascoli e l'Empoli, 16 punti per il Venezia e il Pisa, la Virtus Entella, 15 per la Cremonese, 12 per il Cosenza, lo Spezia, 11 punti per la Juve Stabia, 10 punti per il Livorno, chiude la classifica il Trapani con 7 punti. Allora, dato che siamo quasi, anzi è molto tardi, sono già le 22.30, direi che possiamo, do indicazioni tecnica Pinatta anche se non ne ha bisogno, direi che io saluto i miei ospiti, poi andiamo col servizio dell'Entella e chiudiamo la trasmissione. Ringrazio Andrea Zetti, vice allenatore dell'Entella, grazie di Ciao, essere venuto qua, salutami papà. Certo. E ringrazio Mattia Danelli, grazie detto te, il Rosso, presidente rosso, sì. Onorario del Merello United. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, vi lascio alla programmazione della rete, ma prima ovviamente ascoltiamo le parole di Boscaglia al termine di Virtus Entella Pordenone, lo ascoltiamo e allora ancora buona serata. Non c'è poco rammarico, ce n'è tanto rammarico per una partita condotta bene, sempre da noi,
contro una squadra comunque forte, in fiducia, che nell'unica occasione che ha avuto ci ha punito. E noi abbiamo comunque sempre cercato di giocare palla a terra, cambiando gioco continuamente, abbiamo creato tanti problemi a loro. Oggi abbiamo avuto anche molta intensità, forse anche troppa, perché comunque poi la troppa ti porta anche a essere un po' frettolosi. Abbiamo rischiato zero e abbiamo costruito tanto, sia in 11 contro 11 e poi in 11 contro 10, e non due palle gol, abbiamo costruito tante di più palle gol, non sono d'accordo. Quindi una vittoria sfumata, e quindi niente, dai, c'è un po' di arrabbiatura. Allora, voleva vincere a tutti i costi la partita, ci ha provato fino alla fine, ma come anche in altre situazioni. Oggi secondo me hanno condotto la gara in maniera egregia, siamo stati poco lucidi sotto porta, abbiamo creato veramente tanto, pali, parate del portiere, gol sbagliati purtroppo, succede. Dobbiamo superare questo momento, che è un momento che non ci dice bene da questo punto di vista. Però la squadra produce, anche in fase difensiva molto molto attenta, veramente dà poco spazio agli avversari, tiene benissimo il campo. Oggi c'è stato, negli ultimi minuti, è stata veramente un'intensità feroce, con molta lucidità, tranne in alcuni casi. Dobbiamo, ripeto, dobbiamo migliorare dal punto di vista realizzativo, lo sappiamo, e va bene così. Sì, no, abbiamo qualche acciaccato, vedo Nizzetto, Chiosa, qualcun altro ancora, Koulibaly e qualcun altro, e quindi la sosta sicuramente servirà. E diciamo che la squadra sta bene, quindi non dal punto di vista delle prestazioni, dal punto di vista prettamente fisico, per quelli che sono oggi i giocatori a disposizione, ma serve comunque per lavorare un po' più su di noi, per recuperare qualche giocatore, quindi va bene così.